Buonasera e bentrovati amici di Formula Italian Team. La Master League torna in pista nonostante la settimana di pausa con i campionati per il recupero di quello che sarebbe stato il round inaugurale, ovvero il Gran Premio del Bahrain qui a Sakhir. Raffaele Delli per voi, Roshi al commento, voce e regia di questa serata, aiutato, altrimenti sarebbe stato folle proseguire dal buon Alessandro Galliano in Arte Gallians. Buonasera Ale. Buonasera e buonasera Master League. Ovviamente nulla si muove se non c'è la direzione di gara che ha sfondato il portone, perché anche il buon Andrea Badolato ha avuto un contrattempo all'ultimo minuto, è scappato via dallo stanzino e ha lasciato da solo il buon Marco Lucconi. Buonasera Marco. Ciao Raffaele, ciao Alessandro e buonasera a tutti. Come vedete, 11 minuti e 30 al termine di questa sessione di qualificazione. Soltanto le due Alfa Romeo di Fabio Elsorna e Mellele Salva hanno deciso di scendere in pista, ovviamente calzando uno pneumatico a banda rossa, quindi il più morbido come di consueto portato dalla Pirelli. Fa segnare in questo momento un tempo anche Giovi. Il limite per il momento è stato fatto registrare da Fabio Elsorna, leader del campionato, in un primo momento 8 secondi 440 millesimi, specchio di ciò che ci diceva anche il buon Gallians a microfoni spenti, che tanti piloti hanno preferito risparmiare un set di gomme morbide. Qui l'abbiamo visto, insomma, con l'esordio dei campionati, in particolar modo della Pro League, per la distanza al 100%, l'usura delle gomme è molto pronunciata. Una strategia a due soste paga decisamente di più. Intravediamo intanto la Ferrari di Legge o Marco Ganu che calza, insomma, si presenta con la livrea speciale per Las Vegas nella notte del Bahrain, quindi abbastanza romantica come fattore. Ed è un bel discorso quello che c'è da fare, insomma, non bello per Slam, però è interessante il discorso che c'è da fare per quanto accaduto nell'ultimo round con la Master League in quel di Imola, il quinto round, e purtroppo è stata una gara assolutamente vibrante, molto molto intrigante da seguire, nonostante la pole position, la vittoria di Fabio Elsorna, che quindi magari soltanto leggendo la statistica il risultato racconta poco. È stata invece una gara dove è arrivata la pioggia a centro gara, dove ci sono state due safety car, un drago lievitato che sembrava completamente spacciato a causa di una disconnessione è riuscito a risalire tra virgolette con un aiutino del bot che l'ha fermato al giro giusto per montare una nuova gomma intermedia, mentre tutti gli altri hanno cercato di arrivare fino alla bandiera a scacchi. Un Slam che ha fatto la stessa scelta di montare una nuova gomma intermedia per poi di nuovo arrivare l'asciutto sugli ultimi 5-6 giri di gara, e quindi si è dovuto difendere alla risalita di Fabio Elsorna, Drago che ha battagliato con Shumi 99 Legend per il podio. Un grandissimo GP, purtroppo tanti contatti, tante le dispute che hanno portato anche alla squalifica di Luca Bigno per questo GP, per aver perso ed essere stato coinvolto in tre o più incidenti, come da regolamento. Quindi c'è la squalifica per il pilota Williams. A proposito di entry list, mettiamola così, c'è anche l'assenza di Mike Mai in Alpine, se non vado errato, dov'è il in Aston Martin, che viene sostituito dal terzo pilota Lorenzo Tamorri, Lobeschi 88, e poi il Red Bull, c'è soltanto Fit Flaminio in pista per l'assenza di Mattia Metrano. Per chiudere il discorso Imola, felice Slam sotto la bandiera a scacchi, poi nel post-gara è stato penalizzato di 6 pesantissimi secondi per un contatto proprio con Luca Flaminio, con la quale aveva scherzato ad inizio gara con gli impeding in qualifica. Invece il contatto è arrivato in gara ed è costato purtroppo la vittoria a Simone Fracchiola, che comunque è chiuso al quarto posto e almeno dagli highlights e dalle parole sul forum ha già mandato giù il boccone, credo si lanci, per il momento no, visto che sono... No, dovrebbe essere già in pista il buon Slam, visto anche dalla grafica. Andiamo ad attivare tutte le grafiche che ci aiuteranno a leggere il migliore dei modi di questa serata. E da questa serata cosa ti aspetti? Ale, Gallians, la risalita di Slam, o se di legge, diciamo, un po' in ombra, tra virgolette, in questa stagione, per ora non ha ancora brillato. Sicuramente non mi aspetto la pioggia come nel round, tra virgolette, precedente a Imola. Qua giustamente non dà pioggia sul radar che abbiamo sul tracker, che ricordo disponibile per tutti sul sito di Formula Italian Team. Serve soltanto registrarsi e andare sulla sezione tracker live timing. Mi aspetto sicuramente una rivalsa di alcuni piloti, perché Imola è un circuito molto diverso da questo qua, con delle strategie che, come abbiamo detto prima, sono state abbastanza diverse tra di loro. Uno di questi può essere proprio di legge di questi piloti che possono migliorare, in quanto sì, ha fatto il tempo per ultimo, ma è il primo pilota al momento che si è portato nella terzola migliore, nella terzola numero uno. E sì, comunque strategie, come hai detto bene te, anche in Pro League si sono viste diverse interpretazioni del circuito, ma la migliore strategia è sembrata essere quella su due soste. A giudicare dai treni che i piloti si sono portati e hanno risparmiato in qualifica, mi verrebbe da dire un gialla rossa rossa.
Io saluto tutta quanta la chat, ma in particolar modo il buon Matteo Geraci in Arte Kaiser Matte 97, visto che non ho appena fatto in tempo a dire che di Lecce era un po' in ombra, che subito va a stampare la migliore prestazione. In un primo 28 secondi 342 sta arrivando anche il suo compagno di scuderia Marco Ganu. Si sono migliorati Stem in quinta e J-Sport in quarta. Era in terza, scende in quarta perché il buon Marco Gano va ad aprire la seconda fila, davvero bella pimpante per il momento la Ferrari in questi primi minuti di qualificazione. Via via tutti gli altri piloti sono andati a far registrare un tempo cronometrato. Abbiamo in 12 con Flaminio in 12ª posizione all'interno del secondo, 670 millesimi. Appena fuori dal secondo ritroviamo Best Pie di Ita dopo l'assenza ad Imola, quindi fa piacere ritrovarlo. Ancora i box Drago lievitato, non ha fatto registrare nessun tempo cronometrato, segno che può addirittura, almeno per il momento, a meno che non abbia scelto di portare le gomme più dure, dovrebbe avere sicuramente a disposizione due treni di gomme morbide nuove. Si migliora Fabio il surname nel primo settore, sia dalla grafica di impressione che dal lifetime, che potete seguire nel migliore dei modi questa sessione di qualificazione con il leader del campionato. Tra poco andremo anche a vedere le classifiche, che fa registrare un 28 secondi 514 millesimi nel primo settore, 37.854 nel secondo settore. È il primo ed unico ad andare sul 37.8 nel settore centrale, quello più guidato. E allora sul traguardo per far registrare un 27, e invece no, 28.129. C'è ancora un decimino da scavare per abbattere il muro dell'1.28. Certamente Fabio il surname torna a fare la voce grossa in questa Master League 2023-2024, che lo ripeto, poi leggo un po' di stupore dalla chat. Come mai Bahrain? Ma siamo alla quinta gara. È il recupero di quella che sarebbe stato il round inaugurale che non si poteva disputare per problemi con i server PSN proprio in quell'ora, quel momento tra le 22 e le 23 che ci ha obbligato a dover rimandare tutta quanta la serata. Siamo per il momento con il pilota AS Shumi91 Legend, che dai social, in particolar modo Instagram, seguite sia i vari piloti che Formula Italian Team, si è espresso nelle stories decisamente già provato ancora prima di partire per il Gran Premio del Bahrain. E quindi vediamo, insomma, per il momento è lì assolutamente in qualifica, sesta posizione, quindi a chiudere la terza fila. È intrigante anche per lui, insomma, questo esordio in Master League. Finora ben figurato, c'è stato solo da mandare giù quel boccone amaro, in particolar modo nel post gara, per diciamo le incomprensioni, le diverse visioni, mettiamolo sotto questo punto di vista, del contatto che c'era stato con lo Red Bull di Ametrano. Prima vi mando il buon. Ah no, sta tornando nei box Flamin, quindi nulla, vi volevo mandare un giro con lui. Vediamo, diamo spazio a Lopez, che non è la sua prima wildcard in Master League quest'anno e in generale, anche l'anno scorso, se non vado errato, anche su Formula 1 2021 ne ha fatte diverse, quindi continua a ben figurare. Credo Singapore 2022 sia stata l'occasione più sfumata, poiché lì una safety car nel finale lo privò di una possibilità di addirittura recuperare il podio, visto che girava con i tempi di J-Sport a Singapore con l'intermedie, una situazione molto particolare tra intermedie e full wet, lui aveva fatto la scelta giusta. Vi recupero intanto le classifiche, non aggiornate, se no falso un po' il discorso. Drago lievitato, disconnessione, cioè entra ora nella sessione, ma quindi si era disconnesso. Classifiche per il momento recitano: Fabio il surname al primo posto, 95 punti più 34 nei confronti di J-Sport, a 50 punti troviamo Drago lievitato, poi come detto Shumi Legend, che a parte il Gran Premio di Baku in Azerbaijan si è per ora ben difeso, poi di Legge e Slam a chiudere le prime 6 posizioni della classifica piloti. Andiamo anche con la classifica costruttori, quando mancano 3 minuti e 30 al termine, di piloti che stanno scendendo in pista per l'ultimo tentativo. Svetta l'Alfa Romeo, nonostante essenzialmente i punti siano tutti del buon Fabio. Lele ha avuto molte difficoltà, Lele salva in qualifica, si è ben difeso, poi in gara purtroppo gli è successa una più di Bertoldo, e anche al compagno, il terzo pilota in Alfa Romeo, Alessio Fiorino, militante come pilota ufficiale in Sport League, grandissimo qualificatore, purtroppo ennesima disconnessione per Drago lievitato. Non vorrei, diciamo, c'è stato un aggiornamento in casa Mercedes, non al fondo ma alla console, passato da PlayStation 4 a PlayStation 5. Tant'è che anche a livello di telemetrie si era dimenticato di collegarle, e non vorrei che ci sia qualche difficoltà di connessione sotto questo punto di vista. Comunque, Alfa Romeo, che nonostante solo i punti di Fabio il surname, svetta in classifica nei confronti della Haas. Poi, come vedete, Alpine, Mercedes, Ferrari, e chiude McLaren in sesta posizione, così come Slam in sesta. Quindi, per il momento, comunque, poche gare e diciamo la sfortuna per gli eventuali secondi piloti, almeno classifiche alla mano, non recitano di una classifica costruttori dove un team sta allungando o ha dimostrato magari una netta superiorità con entrambi i piloti. Stanno scendendo di nuovo tutti quanti in pista. Lopeschi
lampeggia ancora la sua Aston Martin, quindi direi che non tenterà un giro, magari va in pista per cercare di dare una scia ad Allachicesco, cercherà forse di farsi trovare nella migliore delle posizioni. Non male comunque per il momento anche la stagione di Cesco. L'anno scorso 2021, perdonami, le stagioni sono troppe, si era davvero ben presentato, in particolar modo ricordo un Gran Premio d'Italia a Monza, grande ritmo, grande qualificatore, però la connessione gli creava sempre qualche problema e quindi era costretto a cedere il passo agli altri e restare in fondo. Per il momento quest'anno non ha avuto queste difficoltà. Slam parziale record, quanto è bello dirlo, invece che Fuchs è nel primo settore. Però sono ancora nel giro d'uscita, quindi probabilmente verrà battuto mentre Drago di Gattato rientra nella sessione. Non credo ci sia abbastanza tempo, no, perché mancano meno di un minuto e mezzo, tempo tecnico che serve per fare il giro di uscita e lanciarsi per il giro veloce. Vediamo come va a concludere il tempo. Slam si trova all'interno del penultimo rettilineo, gli manca soltanto l'ultima curva. Dovrebbe essere ad un decimo da Fabio il Surname, 28.513, di solo un millesimo nel T1 più veloce di Fabio, ma più lento, nei quasi un decimino nel T2. Nonostante ciò, un grande T3 lo piazza in prima posizione di solo 2 millesimi. Attenzione anche a Shumi Legend, che ha acceso il miglior tempo nel primo settore con 28.506. Sul traguardo Shumi, non vorrei girare annullato forse? Poiché in effetti non ci sono più stati aggiornamenti. 38.0 nel T2, forse è andato largo alla prima curva del T3, lì è facile che il gioco vada ad annullare il tempo e quindi gran peccato per lui. Manuel Juve addirittura in garellato con un Aston Martin, si sposta e sale in terza posizione per 131 millesimi e si ferma ad aprire la seconda fila. Seguiamo le due Ferrari, insomma, da tenere d'occhio, in particolar modo vista la bella presenza sia della livrea che comunque di entrambe le vetture lì per il momento nella top 5, con Di Legge in momentanea quarta posizione e Gano in quinta. Dovrebbe arrivare prima Marco Gano, aiutiamoci, in effetti l'abbiamo, per quanto invasiva purtroppo la grafica della mappa in basso a destra. Ecco, questa potrebbe essere un'implementazione che potrebbe far comodo anche agli ingegneri che seguono i piloti da casa. Buon Lopez che sta guidando, quindi do questi suggerimenti, mio dirà. Sfrutta tutta la pista il buon Marco Gano per andare sul traguardo, vediamo se riesce ad avvicinarsi. Si migliora leggermente, si piazza a 10 millesimi dal suo compagno di squadra Di Legge, che sta arrivando invece sull'ultima fotocellula. Mancava il tempo di Lele Salva, che non riesce a migliorarsi. Si ferma a 4 decimi e mezzo all'incirca la pole position di Slam. Di Legge sul traguardo per andare in pole, 1.28.047, arriva subito dopo di lui Giovi, che non dovrebbe... No, perdona, è Shumi in quarta posizione. Si è migliorato anche lui leggermente, ma non guadagna in griglia. Arriva l'Alfa Romeo di Lele Salva, che ha già preso bandiera. Arrivano le due o Alpine o Williams. Le due Alpine con J-Sport davanti a Zeta Pro Mauro. J-Sport va in sesta, Zeta Pro Mauro rimane in nona. Manca la McLaren di Bespa, che rimane in quattordicesima. La Haas dovrebbe essere questa volta, sì, quella di Giovi, che si migliora andando in nona posizione. Poi la Red Bull di Flaminio per salire in ottava, e quindi dovrebbe essere finita qui, perché Manuel Juve aveva già fatto il suo tempo. Stemma anche un giro in rallentamento. Allora pole position di un Di Legge che avevo chiamato inizialmente, lo avevo dato un po' disperso tra virgolette, un po' nell'ombra in questa prima parte di stagione, per carità sempre lì in realtà a combattere, ma mai riuscito a capitalizzare, per 79 millesimi, quindi torna in pole position. Non è la prima, poiché ricordo una grande gioia e un grande stupore anche da parte di Luigi quando nelle interviste poi ci venne a dire che quella fu la sua prima pole position. Nonostante ciò, quindi ritrova la gioia della partenza dal palo davanti a Stemme per 79 millesimi. Si ferma 2 millesimi Fabio il Surname dalla possibilità di andare lì in prima fila. Accanto a lui partirà Shumi 91 Legend, poi Manuel Juve e J-Sport. Marco Gano purtroppo non è riuscito a chiudere un grande ultimo colpo, sebbene sia soltanto 3 decimi dalla pole position del suo compagno di scuderia. Chiedo a Mark se ci sono difficoltà con Drago nel farlo partire. Credo lo scopriremo solo allo spegnimento dei semafori, per esperienza sì, personale. Perché non ci ha dato comunicazioni, comunque è rientrato e ora vediamo. Vediamo, è difficile perché probabilmente se non riesce a rientrare prima del passaggio in qualifica non potrà né scegliere la gomma, la strategia, il carburante, se abbassare o meno le pressioni, e soprattutto non credo riuscirà a prendere il controllo. Almeno io ad Imola mi aveva fatto prendere il controllo della vettura
al via lo spegnimento dei semafori, ma poi si era buggata la visuale, vedevo in modalità spettatore, con l'HUD del gioco, del gameplay, insomma, da pilota, quindi classiche cose simpatiche marchiate Codemaster. Drago Lievitato, che quindi scatterà dalla sedicesima ed ultima posizione, senza aver fatto registrare un tempo cronometrato, fuori dal secondo solo Best Buy di Ita e Lopez, che accreditati di un tempo tra virgolette più blando, sebbene comunque Lopez che sia lì con Best Buy e il DRS qui Gallians è estremamente potente. Rettilineo molto molto lungo, era molto difficile andarsene via gara come al solito quest'anno a Trenino, anche perché oltre al rettilineo principale troviamo altre due zone di RS, la prima subito sul backstraight e la seconda dopo quella che, se non erro, è curva 10, una curva molto tecnica, ma su un rettilineetto che difficilmente vedrà degli attacchi, ma sul quale certamente potrà essere utile aprire il DRS per non far scappare il pilota avanti. Volevo mandarvi Luca Flaminio, ma Discord, OBS fa le burle, l'ennesimo aggiornamento che purtroppo mi priva della visuale del buon Flaming, c'è cioè sia il riquadro ma non il video. Capitato, ho visto negli ricaricamenti, ogni tanto è capitato durante le interviste con i primi, spero non capiti in effetti. Prima andavo a tratti, dovevo attivare la finestra, adesso... Ok, proviamo adesso, dovrebbe funzionare, è da risistemare la grafica, però è quello qui, bel faccione del buon Luca Flaminio, tagliato l'anno scorso in Ungheria al traguardo delle 200 gare, quindi quest'anno con le 17 più le 6-7 che mancavano insomma dopo l'Ungheria arriverà a quota 220 all'incirca, il traguardo delle 250 probabilmente ci vorrà la stagione 2025, o se vogliamo esagerare l'anno prossimo, ma vedendo quanto i piloti stanno già arrivando provati, visti gli allenamenti e le intense stagioni che insomma stanno vivendo, hanno vissuto in questa prima parte di stagione sul capitolo 2022, è complicato insomma fare un calendario con 24 gare. Quest'anno avremo l'introduzione del Qatar e non mi pare ci siano qualche piste, altre piste nuove inserite, probabilmente con la Pandoro o l'F2, insomma nel periodo natalizio magari proveremo questa Las Vegas anche sul gioco, sebbene c'è stato un po' di caos in particolar modo per il grip, diciamo a livello social nei vari campionati che di altri forum, altri team esports, insomma chi ci ha corso ha lamentato un grip estremamente basso. E sì, insomma, abbiamo anche corso in social quest'estate, il grip era veramente bassissimo, grip che magari considerata la data in cui è stato messo il Gran Premio di Las Vegas, ovvero a novembre, ci poteva anche stare come realismo, perché si prospettavano temperature sui 2-3 gradi che poi alla fine non sono arrivate, ma con quelle temperature immagino che le gomme sarebbero state molto difficili da scaldare. Comincia il giro di formazione, tra pochissimo avremo in sovrimpressione la griglia di partenza con sempre il dubbio, vediamo nel dubbio, noi facciamo tutto il rito di inizio del Gran Premio, poi vedremo come si evolverà la situazione con Drago Lievitato, se riuscirà a partire o se saremo costretti all'eventuale ricreazione della stanza, fatica ad arrivare la griglia di partenza in sovrimpressione, andiamo, no, approfittiamo insomma allora della sovrimpressione che ci offre il gioco, vediamo, gli diamo un'altra possibilità, la rimandiamo, forziamo il reset come da buon Lopez che ci indica e proviamo a rinviarlo, no, non credo insomma le disconnessioni di Drago possano aver creato qualche difficoltà all'app, ma non si sa mai insomma, mamma Codemaster è sempre speciale per alcune problematiche innovative, perlomeno questo anche con il buon Mister X e Lopez che scherzando in Prime più volte abbiamo riflettuto sul fatto che perlomeno sono delle innovazioni. Oh, ecco qui, il reset funziona. Allora, griglia di partenza come di consueto al contrario con la sedicesima posizione per Drago Lievitato e quindicesima per Lopez, che terzo pilota in Aston Martin che va a sostituire Mike Mai, quattordicesima posizione per il ritrovato Best Buy di Ita, accanto a lui scatterà l'altra Aston Martin, quella di Allachicesco da una posizione scaramantica, la tredicesima, dodicesima posizione per Cartista e undicesima per Zeta Pro Mauro. Entriamo in top 10 con un Giovi che a Imola aveva raccolto davvero tanto fino a 5 giri prima della bandiera a scacchi, nona posizione per Lele Salva, ottavo Flaminio, opaco rispetto alla qualifica di Imola dove ottenne la terza posizione, Gano invece è ritrovato bello, non male, in settima, G-Sport più o meno avanza in qualifica, sesta piazza, accanto a lui Manuel Juve in quinta posizione, seconda fila chiusa da Shumi Legend ed aperta dal leader della classifica Fabio Il Surname, prima fila ancora una volta con Stem e Di Legge che lo ritroviamo finalmente bello lì in pole position con la possibilità di giocarsela, gomme in sovrimpressione arriveranno al terzo giro, quelle
dell'app Fit. Allora andiamo con quella del gioco, tutti quanti a banda gialla, quindi la media. Bianca invece per Slam, che dalla prima fila avrà una partenza decisamente tricky, ne potrà approfittare eventualmente di legge per scappare. Anche Fabio che gli partirà a fianco, questo qua è un grandissimo assist che potrebbe fare Slam nel caso non dovesse partire in maniera ottimale. Allora, piloti che si vanno a posizionare tutti quanti sulla griglia di partenza, ricordiamo, sono chiamati a parcheggiare effettivamente loro in prima persona la vettura. Drago lievitato sembra solido, sembra fisico, e quindi dovremmo riuscire a partire senza dover ricreare la stanza. Ciò è un discorso molto importante, visto che le Alfa Romeo hanno utilizzato più gomme soft rispetto al resto della carovana della Master League, che è pronta al recupero del primo round della stagione 2023-2024, Gran Premio del Bahrain, che si prepara a partire con lo spegnimento dei semafori di legge. Slam in prima fila, scattano le vetture con di legge che ovviamente riesce a difendersi bene nei confronti di Slam, che si vede subito affiancato da Shumi 91 Legend. Attenzione anche a Fabio, che decide di andare all'esterno, molto insidioso, addirittura vanno molto in anticipo sui freni sia Shumi che Fabio, sembrano essere riusciti ad affiancarsi a Slam, che difende bene quindi la seconda posizione. Di legge quindi esce primo dalle tre curve che danno l'inizio al primo giro di questo Gran Premio del Bahrain. Bagar qui tra la Mercedes di Manuel Yu e la Haas di Shumi Legend, ha provato ad andare all'esterno Manuel Yu, ma nulla da fare, partenza molto pacata qui nelle prime 5 posizioni, qualche tentativo ma non così garibaldino. Ha perso una posizione J-Sport, è rimasto in ottava Flaminio, rimasto in nona Lele Salva, aiutiamoci anche con la grafica per il cambio posizione. Come vedete c'è stato solo il sorpasso di Gano nei confronti di J-Sport e di Lopez che nei confronti di Best Buy di Ita. Lì dietro proprio Best Buy l'ho visto uscire un po' lento dal tornantino, tant'è che passa anche Drago lievitato, forse un sovrasterzo lì a centro curva. Più volte abbiamo avuto difficoltà in pro e credo anche in questi primi giri con la Master, piloti che non hanno voluto forzare soprattutto per accendere la gomma gialla. Decisamente complicato viste anche le temperature. Con l'hard per Slam sta già facendo un miracolo a stare in pista. Bisogna vedere chiaramente quello che è l'utilizzo della batteria ibrida, sì. Di certo era difficile mantenere la seconda posizione a uno start. Grazie a Enti per il ben ritrovati, buonasera a tutta quanta la chat, Cixido e il buon Rabadolato, grazie, buonasera anche Antonio. Le peripezie con questo abbonamento, devo fare un podio in pro così almeno te lo regalo e ci togliamo il dubbio. Va a chiudere il primo giro ovviamente di legge con la prestazione cronometrica più rapida, ovviamente è stato il primo a passare sul traguardo, inseguito, calzato da Slam che sul dritto gli arriva davvero molto vicino. Lopez che viene sopravanzato da Drago lievitato, fa vai con la manina, Lopez che più ardita invece la manovra tra Giovi e Zeta Pro Mauro. Per il momento Giovi rimane in decima posizione, dovrebbe essersi andato a difendere visto che proprio scattava dalla decima, e occhio perché è già quasi sul filo. Queste bagarre in curva 1, 2, 3 diciamo obbligano i piloti a fare delle linee che li porta a perdere molto tempo per rispettarsi e quindi fuori dal DRS della vettura che si segue, quindi bisogna trovare equilibrio tra Giovi e Zeta Pro Mauro, una sorta di tacito accordo per mantenere il DRS che potrà essere azionato da questa tornata. Buonasera anche a Leutz, lo ritroveremo anche lui martedì in Pro League. Fumate intanto qui, scherzavamo a microfoni spenti, diciamo da Imola oltre ai risultati ci siamo portati anche un po' di nebbia. Di legge tra pochissimo sul traguardo per chiudere questa seconda tornata, ci prepariamo anche a recuperare magari in sovrimpressione il buon Flaminio accreditato dell'ottava posizione all'inseguimento di J-Sport. Teniamo questa chiusura del giro per Di legge e se eventualmente ci sono degli attacchi potrebbe esserci Cartista nei confronti di Zeta Pro Mauro, il pilota Williams campione in carica della Pro League su F1 2022, che quest'anno ha optato per il balzo di categoria. Per il momento nelle prime posizioni non si muove nulla, si muove invece come detto Cartista nei confronti di Zeta Pro Mauro, lo seguiamo dall'onboard di Lachicesco con Cartista all'interno, Mauro lascia il giusto spazio, arrivano quasi al contatto i due, si rispettano molto ma come abbiamo detto in precedenza si perde tanto tempo nel rispettarsi in questo modo. 7 decimi vanno subito ad accusare nei confronti di Giovi, bravo comunque Mauro nel trazionare, rimanere lì aggrappato a Giovi, a perde la posizione Drago lievitato, lo abbiamo visto in fondo al rettilineo, l'uscita da curva 3, procedere abbastanza lentamente ed un po' di sovrasterzo a centro curva della 4, forse non vorrei già delle difficoltà, non vorrei che magari si sia dimenticato eventualmente di abbassare le pressioni se le aveva alzate in qualifica, un disastro visto che non ha nemmeno partecipato in realtà alla qualifica.
potrebbe anche essere uno sbalzo, come hai detto tu, di console, in quanto alcuni stanno avendo difficoltà a fare questo cambio, però effettivamente mi sembra troppo brutto per essere vero, perché magari sì, il nuovo frame rate può un po' confondere le idee, ma da qua a trovarsi primo, a trovarsi praticamente ultimo talonato alla Vespa, un salto molto grande, non vorrei che ci fosse appunto qualche problemino in più. Seguiamo dall'onboard il buon Luca Flaminio. Andando al fondo. Come? Andando al fondo rosso per Drago, ecco come mai. Non vorrei. O è andato troppo violento sul cordolo interno a curva 1, che è estremamente alto, oppure c'è stato un contatto, ma insomma, per avere un danno così pesante dovrebbe esserci un altrettanto danno pesante o con Lopez o Best Buy di Ibra. Quindi credo più un errore proprio del pilota Mercedes, che ha sfruttato troppo una pista inclemente sotto alcuni punti di vista, perché abbiamo visto all'ultima curva Stem qua, almeno in qualifica, andare davvero con le ruote di destra, quindi quelle più interne alla pista, l'impostazione all'ultima curva sulla linea bianca, quindi con tre quarti anche di più di vettura totalmente sullo sporco, fuori dalla traiettoria ideale, saltando sul cordolo, e nonostante ciò riuscire a frenare e non riportare danni. Non ho notato per il momento questa manovra in gara, forse piloti più parsimoniosi, e anche non vorrei che il carico di carburante vada ad abbassare la vettura e quindi ci sia la possibilità di agganciarsi con il plank, con il fondo, la tanto fantomatico e problematico ad Austin in casa Ferrari, e si vada diciamo a surfare sul cordolo, e quindi poi la vettura tira dritto. Tiene bene per il momento Stem in seconda posizione, nonostante la gomma hard riesce a rimanere in zona di DRS con Di Legge, che per il momento si mette su un ritmo che tiene il gruppo unito fino all'ottava posizione, più staccato soltanto nelle salva, più staccato solo di un decimo, che lo tiene fuori dalla zona di DRS. Bisogna vedere quanto il pilota Ferrari sta spingendo, anche perché lui sa benissimo che spingere è praticamente inutile. Stem comunque può riuscire a mantenere la scia e il DRS abbastanza con facilità, nonostante il deficit momentaneo della gomma. Bisogna vedere quanto invece stia giocando di strategia il pilota della Ferrari, che però fa il giro veloce, adesso dovrebbero un po' qui tutti quanti gli altri dietro, sintomo che magari un pochino il passo sta diminuendo. Sì, può essere una buona scelta tenere Stem lì per difendersi nei confronti di Fabio Zonomi, e soprattutto non permettergli di imprimere il proprio ritmo e farlo scappare, tenere almeno in questa prima parte di gara un ritmo tra virgolette più blando, stare più pagati. Vediamo Stem con Di Legge che rimane all'interno della linea dei limiti della pista, Stem che invece è andato a fare ciò che dicevo all'ultima curva, si fa spesso anche verso la staccata di curva 4, ovvero sfruttare tutta quanta la pista, affidarsi del cordolo e riuscire a frenare bene, preciso, non andare lungo, e ciò si riflette ovviamente oltre ad una linea più sporca, diciamola, nella realtà, però su questo capitolo 2023 si va a dare meno angolo di sterzo, quindi si mette meno forza, meno pressione, meno stress sullo pneumatico, in particolar modo sull'anteriore sinistro, qui particolarmente sollecitato. Dietro Lele Salva purtroppo non è riuscito a rientrare in quel decimo nei confronti di Flaminio, perde il DRS e già quindi va a pagare altri tre decimi, sicuramente si va a forzare poi qui nel guidato per cercare di rientrare nel secondo, non si riesce, e credo che il gruppo presto si spaccherà in due, a meno che non arrivi un cambio di ritmo con Giovi, che magari utilizza il DRS e la velocità extra per rientrare nei confronti di Flaminio con una profonda staccata in curva 1. Qui Di Legge va a fare ciò che vi dicevo in precedenza, quindi piloti che si fidano dei cordoli in frenata e cominciano a sfruttare tutta quanta la pista, nonostante questi primi giri tra virgolette pacati, con Di Legge in prima posizione. Va a iniziare la sesta tornata, si avvicina Stem, chiude in anticipo il DRS, e tutti gli altri vanno fino in fondo, fino alla frenata. Stem invece si è permesso di anticipare un po' l'utilizzo del DRS, di chiudere in anticipo. Giovi fa ciò che immaginavo nei confronti delle salva, cerca di tirare lui, sgondola in uscita da curva 3 e prova a rientrare nei confronti di Flaminio, sprofondati invece purtroppo Lopez, che ha 3 secondi nei confronti di Cesco, Vespa a 3 secondi da Lopez, Drago lievitato a 2-3 da Vespa, un Drago che ha lasciato strada, l'abbiamo intravisto anche con qualche leggero scattino di lag, e Drago che, come diceva bene il buon Gallianz in precedenza, con questo danno al fondo può far davvero poco. Sì, danno giallo al fondo per Vespa, quindi può esserci stato un contatto tra i due. Però dal tracker non figurano avvisi di nessun genere, e per avere un danno rosso il contatto, almeno sulla carta, deve essere parecchio importante, cosa che invece il gioco non ha riportato, mentre Sven adesso sembra farsi abbastanza insistente su Di Legge, non so se cercherà di passare o se è più una manovra tra virgolette
in difesa per non permettere a Fabio di affiancarsi alla sua McLaren. Per il momento molto aggressivo sia Stemma che Fabio, l'abbiamo visto qui sui cordoli nel secondo settore, più calmo invece Luigi, non sta sforzando troppo e soprattutto non sta rischiando con le linee, per il momento decide di non esagerare. Vediamo se Stemma a questo punto cerca un cambio di ritmo, per carità, selezione la sta facendo perché il gruppo è compatto in zona di DRS fino all'ottava posizione, poi c'è come detto questo strappo di Joey che è riuscito a chiudere tre decimi ma non abbastanza per rientrare nel secondo. Scambio di posizioni con Lele Salva che la perde anche nei confronti di Cartista, un Lele che come abbiamo detto molto veloce, attenzione è volata un'ala, dovrebbe essere un dettaglio di una Red Bull perché era blu scuro, disconnessione per Drago lievitato o forse un ritiro ai box, sì, ritiro ai box per Drago lievitato e danno all'ala per Luca Flaminio, incredibile Flaminio. Infatti sì, il dettaglio era blu scuro, ho visto bene e credo ci sia stato un contatto a questo punto con J-Sport e credo lo sia andato a tamponare la staccata di curva 1. Qui Giovi cerca il varco per sopravanzare Flamin che dopo una prima difesa poi lascia strada, addirittura inchiodata alla staccata del tornantino per lasciare sfilare tutto il gruppo. Davvero sfortunoso questo contatto che ci priva di Luca Flaminio in una ottima, comunque ottava posizione che lo teneva in zona comoda di DRS e adesso chiamate... Foratura per Cesco. Foratura, immagino, sul detrito. Per aver preso il detrito di Flaminio probabilmente. E sembra... Ah sì, all'anteriore sinistra. È un peccato, tanto fumo si alza dall'anteriore sinistra della Aston Martin. Settimo giro allora dei social, per i social, per il riassunto che il buon Luca Flaminio ci chiede, decisamente rocambolesco con il ritiro ai box della Mercedes di Drago lievitato per danni al fondo e probabilmente gli aggiornamenti dalla PlayStation 4 a PlayStation 5 non hanno ben funzionato. Contatto tra Flaminio e J-Sport, vola il flap di Flaminio, viene colpito e gomma che si sta completamente devastando sull'Aston Martin di Cesco. Continua l'azione in questo settimo giro con J-Sport che va a sopravanzare Marco Ganu con il DRS. Ganu che a sua volta aveva perso il DRS nei confronti di Manuel Juve, quindi decisamente problematica la situazione per Jay che adesso dovrà anche lui fare ciò che chiamavamo in precedenza con Giovi, ovvero recuperare. Cambio dell'ala, arriva nuova per la Red Bull di Flaminio, arriva anche la gomma hard per un Luca che è probabilmente incazzato nero. Comunque torna in pista, lotta tra Giovi e Zeta Pro Mauro, dove davvero non si mettono d'accordo per cercare di richiudere questo gap. Attenzione, forse un piccolo colpo di lag di Giovi, poiché mi era apparso arrivare al contatto con Zeta Pro Mauro, invece poi si è sistemata la situazione. Zeta Pro Mauro ritorna davanti al pilota Haas. J-Sport è incaricato di rientrare, lo vediamo utilizzare tutta la parte ibrida sulla sua Alpine ad un decimo nei confronti di Manuel Juve, che sicuramente farà di tutto per stare più vicino a Schumi e cercare quindi di tirare via dalla zona di DRS il pilota Alpine. Buonasera anche a Krikkonen, buonasera forza Williams dalla chat, grazie, buonasera Christian. Vediamo come si va a chiudere questo giro con J-Sport che è davvero lì sul filo. Detection point è poco prima della staccata qui nell'ultima curva, 9 decimi, un secondo fondamentale per la gara di J, tirare fino alla fine, andare profondo in staccata, perfetto sul punto di corda, lì a 9 decimi dovrebbe essere riuscito a rientrare. Di ciò ringrazio anche Marco Ganu che comunque è stato bravo a rimanere lì aggrappato al codone dell'Alpine di J, che sì, il rosa e la scritta BWT dall'alto non ci permetteva bene di capire se l'ala mobile fosse aperta o meno sull'Alpine di J-Sport, rientrato abbondantemente e comodamente nel secondo. Ai box anche Lele Salva, autore dei primi giri purtroppo davvero tanto difficili. Perso solo posizioni, non è riuscito mai ad andare nel ritmo e addirittura una penalità di 5 secondi che va a scontare, non so per quale motivo, la vado a recuperare dal live timing. Non vorrei che quando andasse a avanzare Flaminio che aveva lasciato strada il gioco ha calcolato le bandiere gialle, come se avesse tagliato una curva che non abbiamo visto in diretta, magari per evitare Flaminio. Questo probabilmente lo scopriremo nel post gara. Sì, dal live timing anche ci viene segnalato che ha guadagnato del tempo tagliando una curva, addirittura sono arrivati questi 5 secondi decisamente particolari come mossa. Insomma, 5 secondi di penalità scattano per un taglio diciamo tirando dritto forse alla prima variante a Monza. Qui forse un testacode, il gioco l'ha inteso male, vedremo insomma se saranno soggetti a eventuali
rimozioni nel post gara, pressa Fabio nei confronti di Stem che accusa un leggero gap nei confronti di Di Legge. Vediamo se Di Legge sta cercando di tirare o forse c'è stato un piccolo errore nel T2 da parte di Simone Fracchiolla. Fabio il surname si fa vedere, diventa sempre più ingombrante la sua sagoma degli specchietti della McLaren. Torna a tirare Stem in trazione, aprirà il DRS e darà potenza, immagino, alla sua parte ibrida per mantenere questa seconda posizione, riavvicinarsi nei confronti di Legge. Rimane invariato, si fa vedere Fabio, nulla da fare, solo una manovra di disturbo con Schumi primo spettatore di questo duello. Ringraziano per rientrare Manuel Juve e J Sport che erano un po' tirati lì sui 9 decimi. Tornano a battagliare invece Giovi e Zeta Promauro. Giovi che va dentro in curva 1 per riprendersi l'ottava posizione a 5 secondi da Gano. Sono scivolati in questi giri nonostante la piccola battaglia. Uno scambio di posizione c'è stato proprio tra J Sport e Marco Canu. Torna all'interno Zeta Promauro nei confronti di Giovi, dove non si vogliono separare, hanno deciso di battagliare fin dalla prima tornata in questo GP per un'ottava, benché comunque nobile posizione che garantisce la zona punti. Appena fuori dalla zona punti invece in undicesima posizione troviamo Lopeschi, che comunque si sta facendo autore anche di un possibile traino per Best Buy di Ita, nonostante delle difficoltà nel primo stint ed un danno al fondo. Pista molto segnata da ciò che è accaduto a Cesco con la foratura in lateral sinistra. Vediamo un po' di segni fuori dalla traiettoria, anche un po' di nebbiolina, come dicevamo in precedenza, ad accogliere nel T3. Il plotone che va dalla prima alla settima posizione, aperto e chiuso da una Ferrari, Di Legge ad aprire e di Marco Gano a chiudere. Si va a chiudere anche il decimo giro, inizia l'undicesimo con sempre Di Legge davanti a Stem, più lontano questa volta Fabio il surname. Primo stint guardingo per tutti questi piloti, c'è stato solo uno switch di posizioni tra J Sport e Marco Gano, decisamente più rembante e rocambolesco appena ai margini della zona punti, lì in ottava, nona e decima posizione con l'Ele Salva, la disconnessione purtroppo per il ritiro per danni al fondo con Drago Limitato, la foratura che c'è stata per Cesco, il contatto tra Flaminio e J Sport, insomma un primo quinto di gara, diciamo all'incirca, che è stato un po' ci ha privato, diciamo, dei piloti nella parte mediana del gruppo. Dici bene, davanti, come hai detto te, non si stanno attaccando tanto, sia per staccare quelli che dietro si vogliono battagliare un pochino di più, sia anche perché, come hai ricordato giustamente prima, il degrado di gomme è abbastanza alto. 10 giri al momento su tutte quante le coperture, siamo all'incirca alla metà del primo stint per quanto riguarda i piloti su gomma media, quindi tutti tranne Stem, forse anche qualcosina di meno di metà. Fatto sta che soprattutto nella prima parte di gara la gomma media deve essere gestita, anche perché con eventuali undercut si deve comunque poter difendere. Sarà interessante vedere chi deciderà di muoversi per primo a questo punto dei piloti che calzano la gomma media per una sosta. In casa Ferrari è complicato perché sono lì vicino, separati credo da un 3 secondi da 6 vetture, ma 3 secondi all'incirca, e quindi per la sosta l'eventuale undercut che paga tantissimo quest'anno sarà intrigante, vedere se Marco Gano cercherà di chiedere, diciamo, un favore al buon Di Legge di fermarsi lui prima per magari riuscire a guadagnare qualche posizione. Stem invece è ovviamente chiamato a tirare lungo questa gomma, non so se per una strategia a due soste o per una singola sosta, insomma qui la singola in Pro League, almeno con lo stesso Speri, si è dimostrato poi nel post gara assolutamente contrario a questa scelta strategica. Ritiro per Lele Salva e safety car, poiché il ritiro è in pista, in uscita sta arrivando Cesco. Adesso la prima curva del T3 dovrebbe essere curva 13, persa in trazione sul cordolo, e quindi il discorso strategie non credo salti più in realtà più di tanto. Fossi io nei primi continuerei fino a Marco Gano, forse per Giovi c'è la possibilità di, se l'hanno, montare un'altra gomma media per tenere i primi con più comodità, insomma non credo ci sia questa grande possibilità di molte soste. Difficile, vediamo Cesco che rimane giustamente dentro col fatto che ha la gomma hard praticamente nuova, scelta difficile perché con gomma hard chiaramente non si arriva alla fine della gara, allo stesso tempo la gomma media di 11 giri ha già sicuramente superato il prime della propria prestazione, sicuramente rimarrà dentro, potrebbe essere Stem. Per quanto riguarda gli altri,
difficile da dire, magari qualcuno da dietro potrà tentare un jolly. Stiamo seguendo anche il buon Stem, anche lui in diretta su Twitch. Buonasera a chi ci sta seguendo in questa premiere, in questo ricaricamento su YouTube. Vedete nella chat qui sulla sinistra, voi non comparite poiché non ci seguite su Twitch, venite a seguirci su Twitch. Vediamo chi decide di fermarsi lì davanti, di legge tira dritto, invece no, si ferma. Sorpreso onestamente, poiché non mi aspettavo che andassero a decidere di fermarsi. Si fermano tutti, hanno rallentato tantissimo nel T3 poco prima di entrare in box e decidono di fermarsi tutti. Allora rocambolesca la situazione box. Attenzione poiché Di Legge è il primo dei piloti ad avere la sua piazzola. Potrebbe perdere qualcosa, non sembra aver perso nulla, non sembrano variare le posizioni con Di Legge che resta primo, secondo Stem. Attenzione alla Alfa di Fabio che è riuscita a passare, forse perde Schumi. No, era un desync, non cambia. Sono tra le due Ferrari che quindi aggrediscono questa gara, cercheranno di, per quanto riguarda Marco Gannu, sorpassare i piloti con Hard e Meyer avanti, mentre Di Legge cercherà di scappare via e creare il vuoto dietro di sé con questa soft che ovviamente non gli permetterà di arrivare fino in fondo, ma stessa cosa accadrà anche per Stem. L'Hard di Fabio se l'ha montata, vuol dire che comunque crede di poter fare un bello stint, ma francamente 44 giri sul largo Mard mi sembrano comunque troppi. Il ragionamento è più che giusto, se o non si ferma nessuno o si fermano tutti, e quindi tutti quanti ai box. L'unico che ha guadagnato delle posizioni è Cartista, ben due, poiché ha sopravanzato sia Zeta Pro Mauro che Giovi, che per giri si sono presi a sportellate, se ne sono suonate di santa ragione. Cartista è stato buonino dietro a tutti, lui che ha il box della Williams per ultimo è riuscito quindi a sopravanzare questi due piloti ed andare lui in ottava posizione, mettersi per primo a caccia delle posizioni più nobili nella prima metà della classifica. Recap quindi gomme con tutti i piloti che ovviamente hanno montato una gomma nuova, fatta eccezione per Flaminio e Cesco che erano già sulla gomma hard in 13esima e 14esima posizione. Soft nuova per Di Legge e Marco Gano, quindi le due Ferrari. Media nuova per Stem, Schumi, Manuel Juve, Zeta Pro Mauro, Giovi, Vespa. Hard nuova per Fabio, J-Sport, Cartista e Lopez, che quindi con Stem e Fabio che hanno rispettato la mescola del cambio, la regola del cambio mescola, così come le due Ferrari, hanno montato una media nuova invece Schumi, Manuel Juve, Zeta Pro Mauro, Giovi, e quindi dovranno fermarsi obbligatoriamente di nuovo, almeno a livello regolamentare. A livello di vita della gomma tutti si fermeranno di nuovo, perché non credo la scelta anche per Fabio, J, Cartista, Lopez, che hanno una hard nuova, paga talmente di più andare su una gomma media più fresca, che credo anche loro si fermeranno. Grazie intanto anche a Gianmarco Frati 1 per il follow. Anti W Go Boy. Lo metto dopo il contatto in famiglia, sono andato a cercare una compilation delle sue prese a bene. Sì, insomma, il... ce ne sono di compilation di memini, soprattutto su Instagram, e spinnare alla DR Long. Ogni tanto abbiamo bisogno di un po' di memini che ricarichino le batterie. Anche le fantomatiche cover, indimenticabile. UFO J-Sport e non ricordo il titolo, quella che coinvolgeva il buon Tia. Ricordo un TF, insomma, attimi di panico e vuoto di memoria. Vediamo, ennesimo giro sotto safety car, il secondo se non vado errato, sì, visto che un giro per il momento viene accreditato sulle gomme che stanno calzando i vari piloti. Come detto, Di Legge in prima posizione cercherà ovviamente l'occasione per allungare nei confronti di Stem. Purtroppo sfuma l'occasione per Gano di fare un undercut nei confronti di tutto il gruppo e cercare di guadagnare qualche posizione. Ancora più rammaricata credo la situazione in casa Alfa Romeo, con un Lele Salva che in qualifica è sempre lì abbondantemente, comodamente in top 10, poi in gara tra disconnessioni, ritiri, passo che non si trova, contatti, purtroppo ne succedono troppe, e quindi ennesimo ritiro per Lele Salva che porta all'ingresso di questa safety car che azzera il discorso della doppia sosta. Cioè, sarà tripla, visto sarà doppia sicuramente, visto almeno a livello statistico. Però a livello di usura rimescola un po' le carte, perché per Di Legge questa gomma soft io penso che 10 giri avrà di ritmo, forse, anche magari 13-14, e poi farne una trentina con la media mi sembra complicato. Poi c'è Teo, c'è il buon Kaiser, ma a seguirlo, quindi vedremo.
per chi ha la soft è un po' complicato. Comunque, vedremo. Tra pochissimo la ripartenza del Gran Premio del Bahrain, il recupero del primo round della Master League 2023-2024. Di legge ovviamente a guidare il plotone che si prepara a ripartire. Di solito si punta a ripartire ancora prima dell'ultima curva. Per il momento va oltre Luigi, va in trazione senza troppe difficoltà. Si tira via tutto il gruppone, quindi riparte il Gran Premio del Bahrain con subito Ganu che va a sopravanzare J-Sport. Ottima la chiamata in casa Ferrari, insomma, per ritrovarsi. Sorpasso intanto invece ci prova Fabio Zornemo nei confronti di Stam all'interno di curva 1. Scintille dal fondo dell'Alfa Romeo con Stam che si difende, quindi nulla da fare per Fabio. Manuel in quinta, poi J-Sport, Zeda Pro Mauro. Oh, attenzione, lì dietro in tre si trascinano fuori tra Giovi, Gano e Cartista, con Gano che ha dovuto alzare probabilmente perché ha passato J-Sport prima della bandiera, prima della linea del traguardo e quindi della bandiera verde. Ha dovuto ridare la posizione a J-Sport e ciò poi l'ha esposto a un attacco da parte di Giovi. Qui bagarre invece tra Lopez che Cartista, con Cartista davvero sfortunoso, era in ottava posizione, era comodamente a guidare questa seconda parte di gruppo, si ritrova in garellata adesso con un Lopez che alla fine è costretto a cedere, e piloti che soprattutto sono con la gomma hard, quindi non ha troppo senso per loro battagliare, anzi devono stare calmi, trovare equilibrio, una sorta di accordo per restare aggrappati al codone dei piloti che invece calzano la gomma media e quindi sicuramente si andranno a fermare. Quelli con la hard c'è da capire quando, e loro sì che potrebbero eventualmente puntare su una gomma soft anche per il punto extra del giro veloce. Non vengono riportati danni, viene segnalato un avviso per Zeda Pro Mauro all'undicesimo giro, quindi non in questa tornata, con una ripartenza rocambolesca che, come abbiamo detto, ha coinvolto Zeda Pro Mauro, Ganu e Giovi. E Gesdem stanno scappando, c'è cioè Fabio che sta dando airs per provare a mantenere il secondo, sta riuscendo al momento, fatto sta che il DRS giustamente non è ancora stato abilitato, bisognerà vedere quello che accadrà dopo. Ci prova Fabio dentro, scusate, Sciumi dentro Fabio e ce la fa, e anche Ganu nei confronti di Zeda Pro Mauro si riprende la settima posizione, sale in terza Sciumi, forse ha visto una difficoltà per Fabio Zornemo di tenere il ritmo, ovviamente Fabio con questa gomma hard rispetto alla media di Stam che a sua volta sta tirando per tenere il passo della morbida della soft di Lecce. Passato anche Lopeschi, no, si è difeso Lopeschi nei confronti di Flaminio che con questa safety car, nonostante non si sia fermato, comunque rientra in battaglia con il gruppo. Tirano, scappano i primi due con Dile Gesdem a 1 e 3 nei vantaggio nei confronti di Sciumi 91 Legend, che a sua volta si porta tutto il gruppetto. Di nuovo sorpasso, questa volta riesce la manovra per Luca Flaminio nei confronti di Lorenzo Tamori. Sale in undicesima Fit Flaminio con la Red Bull a caccia della zona punti, per il momento chiusa da Cartista. Per il momento sopra il secondo soltanto Sciumi, ovviamente il secondo che garantisce la possibilità di utilizzare il DRS, che sarà riabilitato al termine di questa, della prossima tornata. Antonio Giuliani ha riscatto Bevete, grazie mille, no? È estremamente bisogno. Con il buon Enrico di XFT Masse della Master League, non ricordo, 2019-2020 si programmavano addirittura drink game ogni volta che diceva una determinata parola. È arrivato il suggerimento dalla chat, poi tutto sommato vediamo a Natale, ci organizziamo poi con la direzione gara se lo concede, se lo permette. Scambio di posizioni in Aston Martin con Cesco che passa davanti a Lopez ed i primi due che invece continuano a tirare con Di Legge davanti a Stam a 2 secondi. Sciumi Legend che si porta nello zainetto Fabio Zornemo, un po' sul filo Manuel Juve in quinta posizione, poi J-Sport, Ganu, Zeda Pro Mauro anch'egli fuori dal secondo nei confronti di Ganu che con questa gomma morbida fa un ottimo lavoro nel tornare a mettere pressione a J-Sport e quindi rimanere in corsa per la top 5. Poi, come detto, vedremo a livello strategico cosa faranno chi ha montato la gomma soft. C'è da capire anche il primo con la gomma hard del secondo gruppo, mettiamola così, visto che nel primo gruppetto ci sono solo Fabio e J-Sport, il primo di questo secondo gruppo è Cartista, e quindi per le eventuali soste, quando arriverà la sosta per Di Legge, che sarà obbligatoriamente il primo di questi piloti di testa a doversi fermare visto che monta la gomma soft, potrebbe incappare in Cartista, Cesco e Lopez che sono i piloti che calzano la gomma hard. La scelta di Sciumi Legend che ha subito superato Fabio Zornemo, immaginato per non perdere il treno dei primi due, ma non sembra stare spingendo così tanto nemmeno con la batteria ibrida.
e il distacco sta salendo vertiginosamente. Scelta strana questa qua, evidentemente crede di averne di più per la seconda parte dello stint, mentre Fabio ci riprova. Riprende la terza posizione Fabio il Surname, passa anche Gano nei confronti di J-Sport, passa Giove nei confronti di Zeta Brunoro e passa anche Flamino nei confronti di Cartista. Tutti attacchi sul rettilineo principale verso la staccata di curva 1, con il pilota che si è trovato a difendersi, che non ha esposto un cartello con tutto chiuso, con una, o si è reso artefice di una disperata resistenza. Quindi scambio di posizioni per Fabio, che torna in terza, Ganu che sopravanza G-Sport, va in sesta, Giovi in ottava nei confronti di Zeta Brunoro, e Flaminio che entra in zona punti sopravanzando Cartista. Flaminio che ricordiamo è l'unico in realtà, no, c'è anche Cesco, e insomma è uno dei piloti con una gomma hard più usurata, visto che lui non si è Luca si è fermato, pensavo non si fosse fermato con la safety car, allora si è fermato solo Cesco, non si è fermato solo Cesco che è rimasto sulla hard. Flaminio invece si è fermato anche lui, e così come le due Ferrari anche lui è andato sulla gomma morbida. Ero sicuro fosse rimasto sulla hard. Si è fermato il giro dopo, quindi ha una gomma soft ancora più giovane, se così si può dire, dato che si parla di un giro sotto safety car. Tra dietro il distacco tra Di Legge e Fabio Surname sta continuando a crescere, sintomo che la gomma soft ha ancora prestazioni da dare. Sta facendo un ottimo lavoro Stem a rimanere comodamente nel secondo nei confronti di Di Legge, utilizza bene il DRS e poi fa un ottimo lavoro nel guidato del T2, dove la gomma morbida ha avuto sicuramente più prestazioni in questi giri. Dovrebbe cominciare ad essere più facile per lui adesso riuscire a tenere la gomma di Legge, o almeno non permettergli di scappare. Scambio posizioni con Schumacher, sale in terza, è arrivato vicinissimo al diffusore dell'Alfa Romeo di Fabio Surname, la Mercedes di Manuel Juve, quasi al contatto. Bravo nel frenare la sua corsa Manuel e rimanere in quinta posizione. È sembrato fare un movimento strano in frenata Marco Gano con la sua Ferrari, è girato tanto il posteriore della sua vettura, forse un setup un po' più rigido improntato ad una vettura che leggermente sovrasterzando, o forse una gomma morbida talmente appiccicata all'asfalto che garantisce così tanto grip che gli permette anche di entrare in una maniera un po' più sbarazzina, ma avere più facilità almeno in impostazione in ingresso curva. Gano che segue ovviamente da molto vicino Manuel Juve, si fa vedere negli specchietti, gomma soft ancora viva, e seguiamo eventualmente tra poco anche Flaminio che dovrebbe andare nei confronti di Zeta Brunoro e poi Giovi, poi c'è un piccolo gap da richiudere per rientrare in zona di DRS con J-Sport. Siamo sul rettilineo principale anche in questa tornata per capire come si muoverà Marco Gano, perché non è facile la manovra, perché davanti a lui sì c'è Manuel Juve con una gomma più dura, così come ovviamente Fabio Surname e Schumi rispetto a quella calzata dal pilota Ferrari, ma ovviamente utilizzano tutti il DRS, fatta eccezione per Schumi Legend. Tenterà di portarsi davanti, ma non credo. Mentre tempo davanti, giustamente, magari il suo Di Legge lungo cercherà di far passare. Decide di desistere Di Legge, se gli lascia lo spazio Stem, allora torna Di Legge in prima posizione, leggero lungo da parte di Stem alla staccata di curva 1, quindi scambio di posizioni che costa mezzo secondo nei confronti della concorrenza, con Schumi che torna a 4,6 quando era all'incirca poco sopra i 5 secondi. Nonostante questo scambio di posizioni e la possibilità di utilizzare il DRS, non sono arrivati altri sorpassi, quindi nulla è cambiato dietro, c'è stato solo questo tentativo da parte di Stem. Pensavo fosse una scelta strategica da parte di Legge di far passare Piat McLaren, cosa che evidentemente non è successa, in quanto ha prontamente risposto, evidentemente ne ha ancora e vuole rimanere in prima posizione. Per quanto riguarda i prossimi giri, invece, potrà essere una buona strategia far passare il pilota McLaren, in quanto monta una gomma leggermente più dura della propria. Fatto sta che potrà comunque cambiare la tendenza delle due gomme con la media, che potrà andare meglio rispetto al cliff che avrà la soft. Sì, nessuno dei due lampeggia, quindi non c'è stata magari un'intenzione da parte di Luigi di voler chiedere un cambio, diciamo, a Stem, per anche cercare di allungare un po' la vita di questa gomma morbida. E c'è stato forse soltanto un azzardo, mettiamola così, un tentativo da parte di Stem che però non è andato a buon fine per un leggero lungo che ha permesso l'incroce traiettoria a Luigi Di Legge. Più lontano questa volta Stem, che non decide di affondare il colpo verso curva 1, abbastanza vicini i piloti intorno alla tua quinta posizione, con Gano che sì, si fa sempre sotto nei confronti di Manuel Juve, ma poi
nulla da fare, rientrato invece J-Sport, rientrato, pardon, Giovi nei confronti di J-Sport nella zona di DRS, e quindi il gruppo che vedeva i piloti fino alla settima posizione adesso si allunga e vede coinvolto anche Cartista in undicesima, con la possibilità di utilizzare il DRS. Staccati solo Cesco, che invece si porta in zona pressing, mettiamola così, Lopez, che è Best Buy di Ita, che prosegue stoicamente nonostante un medio danno al fondo. Qui sta facendo una bella gara, peccato per questo danno, perché passo è comunque da zona punti considerando questo danno, quindi peccato per lui che sta facendo un po', sta avendo un pochino più difficoltà rispetto ad altri piloti. Per lui c'è stata una lunga pausa dai giochi di Formula 1, sta riprendendo la mano, sappiamo essere piloti di grandissimo livello, servirà del tempo probabilmente per rivederlo competitivo per le prime posizioni. Deve aver commesso un piccolo errore stem nel T2, perché alla fotocellula del primo settore era passato a 634 millesimi, per un momento l'abbiamo trovato addirittura a un secondo, quasi due decimi nei confronti di Legge, da tutto qui nel T3, tanto che lo vediamo lampeggiare per riprendere la zona di DRS, vediamo se spalanca la mobile, ce la fa, quindi davvero all'ultimo, ma in forte deficit di batteria, sicuramente sotto il 10% dai segnali che ci manda la sua McLaren qui sul rettilineo principale, forse un piccolo lungo a curva 9-10, il doppio sinistra in discesa, di solito è la curva che almeno nel T2 punta più a tradire i piloti. Scambio di posizioni con Flaminio, che sale in nona, gomma morbida ancora viva, gli permette di sopravanzare Zeta Promauro, andare a prendere due punti, la zona di DRS nei confronti di Giovi e la possibilità di attaccare, vedremo fino a quando ovviamente durerà questa gomma, almeno anche in ottica top 5. Diciamo sulla strategia della gomma morbida, che quindi i piloti si fermeranno prima e credo andranno a montare la gomma media, e mi sembra un'ottima strategia rispetto a chi con la gomma hard cercherà di allungare per poi montare la soft nel finale. Flaminia virtualmente in terza posizione in questa strategia, dietro le due Ferrari, in prima posizione diciamo sempre virtuale per chi invece ha la gomma hard e passerà alla soft, troviamo Fabio Surnemo in prima, seconda J-Sport, poi Cartista però in undicesima posizione, quindi l'ultimo lo vediamo lì in fondo di questo trenino. Per chi ha la media la vedo molto complicata, perché soprattutto per Schumi, che è obbligato a scegliere o la soft o la hard, perché è partito già con la gomma media, mentre Stem potrebbe puntare a questo punto a fare un doppio stint di gomma media. Lui ha un'altra gomma gialla nuova, se l'ha portato ovviamente dalla qualifica. Sì, Stem sicuramente è quello messo meglio in caso adesso ci fosse una safety car, nel senso che ha tutte quante le gomme disponibili, avendo già smarcato la sosta e avendo, come hai detto tu, se la scelta prima di iniziare la gara, un'altra gomma media oltre a questa qua. Fatto sta che stanno continuando a creare un buco, e sebbene Schumi Legend si stia evidentemente tenendo qualcosina nel taschino, 5 secondi iniziano a diventare tanti, nonostante, come abbiamo ripetuto prima, i giri che mancano al termine sono ancora parecchi. Ve lo recuperiamo, ve lo mandiamo tra pochissimo con la grafica, insomma un'impressione, i tempi fatti registrare in queste tornate, il compare tra Luigi Di Legge e Schumi 91 Legend, eccolo qui che arriva in sua impressione, due decimi a giro, fatta eccezione per quel giro precedente dove c'era stata una piccola bagarre tra Di Legge e Stem, poi appena hanno trovato un minimo di equilibrio anche Schumi e Fabio Surname, il distacco mano a mano, lo vedete alla grafica in sua impressione, è andato anche leggermente ad assottigliarsi in favore, diciamo sempre a favore di Di Legge il guadagno, ma il distacco mano a mano si sta restringendo, segno che la gomma media ancora sta faticando diciamo ad entrare in temperatura, è la gomma soft che ha questo grip extra che non è nemmeno facile da sfruttare, soprattutto a centro gara dove è quasi inaspettato nonostante il carico di carburante, diciamo più aspettato invece anche con lo scarico invece di carburante, andare a montare una gomma soft nel finale, diciamo da feedback, sensazioni, semplicemente è quello, non ci sono vetture più potenti ma soltanto sensazioni che manda la vettura al pilota. Molto vicino J-Sport in confronto di Marco Gano, attenzione con Gano che si difende al centro della pista, va all'interno J-Sport per attaccare la sesta posizione, all'esterno Marco Gano forse tenta un incrocio ma è troppo lungo, addirittura quasi lo espone all'attacco di Flaminio che ha provato a infilare il muso della sua Red Bull, esce con una linea migliore qui alla 3 ma non ha il DRS Flaminio, oppure decide di non aprirlo nei confronti di Marco Gano, che perde quindi solo una posizione nei confronti di Marco Gano.
abbastanza tranquillo. Sì. Anche dalla visuale sembra abbastanza tranquillo. Evidentemente non voleva passare in questo momento il pilota della Ferrari. Magari aveva paura di perdere il treno. Comunque sa questa gomma soft inizierà a calare tra poco e probabilmente è più importante in questo momento tenere il DRS rispetto a magari guadagnare una posizione in più, che poi se si dovesse staccare dal gruppetto andrebbe con molta più facilità. Lì davanti si viaggia quasi verso i 6 secondi di vantaggio per la coppia di Legge-Stam rispetto a tutto il plotone dei restanti piloti che partecipano. Sono ancora in pista in questo recupero del primo round della Master League 2023-2024, Gran Premio del Bahrain, che ha visto soltanto il ritiro ai box di Dragon evitato per un pesante danno al fondo, e quello al 12° giro per l'Ale Salva, che ha causato anche l'ingresso della safety car, che ha a sua volta rimescolato tutte le carte strategiche. Una strategia che per il momento vede Stam su una virtuale idea di andare su una gomma media nuova, quindi più almeno sicuro di arrivare fino alla bandiera scacchi senza troppe difficoltà. È intrigante la scelta delle due Ferrari di Flaminio, che calzano la gomma soft ed andranno quindi anche loro sulla gialla, ma dovranno recuperare. Forse con l'undercut potrebbero riuscire a stare davanti a Slam e poi dovranno difendersi. È più complicata il discorso per chi calza la gomma hard, soprattutto perché è arrivato quasi ad accusare Fabio Surname a effettivamente 6 secondi rispetto a Di Legge, quindi sono anche poi da chiudere in pista questi secondi. Ovviamente non facile, visto che dovrà ancora allungare molto con questa gomma hard. Diciamo, quando comincerà a perdere la gomma soft, la hard comincerà a guadagnare leggermente, ma in quel giro è ovvio che Di Legge si ferma e quindi finisce subito la possibilità di guadagnare battaglia. Felice che ci sia un po' di gaudio e divertimento per le due Aston Martin e Best Buy D, nonostante le difficoltà e i danni riportati dal pilota McLaren. C'è stato uno scambio di posizioni con Lopez, che ha passato Cesco. Felice insomma anche per Lorenzo, che riesce sempre a trovare una sorta di identità qui in Master, figura bene diciamo a livello cronometrico, e lì mancano quei pochi decimi che ovviamente lo tra virgolette retrocedono in Pro League, ma a giocarsi il titolo a ben figurare. E quando ci sono queste chiamate in Master, diciamo si difende bene, e se riuscisse a tenere la zona di DRS, visto quanto è potente, potrebbe anche riuscire a raccogliere qualche punticino per la sua causa personale ed anche quella della Aston Martin. Di Legge perde la posizione nei confronti di Stam, anche J-Sport va a guadagnare la posizione nei confronti di Manuel. Sono tutti sorpassi puliti verso la staccata di curva 1, nuovo leader del GP allora Simone Fracchiolla, Stam che si riprende questa volta senza commettere errori la prima posizione nei confronti di Stam di Legge, e più che si riprende, se la prende la prima volta veramente, visto che tra le safety car e le soste non l'aveva mai lasciata Luigi, almeno sul traguardo, l'ha lasciata soltanto per curva 1 e 2 di qualche tornata fa. Credo sia accaduto quello che abbiamo pensato prima, ovvero un cambio di tiratore, se così lo vogliamo chiamare, dato che c'era Shumi Legend che stava iniziando a guadagnare qualcosina sul gruppetto di testa, quindi alo della gomma soft che inizia ad arrivare all'interno del tredicesimo giro. Uno Sdev che continua a spingere parecchio, quindi attenzione, perché se la gomma soft non dovesse effettivamente tenere più, Sdev potrebbe addirittura creare un gruppetto non solo se stesso, tenendo Di Legge in seconda posizione, al netto che Di Legge con tutta probabilità si fermerà prima. Dovremmo essere intorno addirittura al tredicesimo giro già per la gomma soft per Di Legge, di cui 2/3 percorsi sotto safety car, quindi penso un'usura in quei giri comodamente sotto il 2% a tornata. Però lampeggia la Ferrari di Legge, che quindi vediamo se per il momento ancora il DRS, quindi può permettersi un altro giro fuori. 30 giri con la media non sono facili, ok, lo scarico di carburante potrebbe farcela, ma è decisamente più complicata in effetti questa situazione se si trova a far fatica in questi giri, o se magari ha deciso soltanto di mettersi dietro a lui, a Stam, per risparmiare un po' di gomma e fare tutto poi con l'ERS sul dritto verso la stacca di corona. Arriva anche il sorpasso da parte di Best Buy di Ita nei confronti di Lopez, che 88. A proposito di Aston Martin, è arrivata anche la sosta per Cesco, che è andato su una nuova gomma media. Grazie comunque per il follow, non leggo il nickname, è simpatico, che simpi, però grazie per il follow nel dubbio, nel bene e nel male che se ne parte, l'importante.
27 di 57 con Stam che quindi si incarica di tirare il gruppo e andare in gruppo, la coppia formata da se stesso e Di Legge. Sciumi 91 Legend in terza posizione a 4-2, dai 5 secondi quasi riuscito a recuperare un mezzo secondo nei confronti della coppia in vetta, quindi attenzione alla possibilità magari eventualmente di un Sciumi che sta rientrando. Certo è che è un po' elastico il distacco, visto che c'è un Di Legge in leggera difficoltà in questo momento con la gomma hard, quindi ciò permette a Sciumi di recuperare qualche decimino nel guidato e poi sul dritto con il DRS. Di Legge riguadagna 4 decimi nei confronti di Stam, automaticamente credo anche nei confronti di Sciumi. No, poi è arrivato Fabio il Sulmema a grande velocità con il DRS aperto. Fabio che risale in terza posizione. Vediamo se adesso la gomma hard andrà meglio della gomma media, come la gomma media sta andando meglio della gomma soft. Mi sono autoriscattato un bevete, quindi a te Gallians, anche se vuoi recuperare qualcosina, un po' di liquidità, gara lunga, 28 di 57, viaggiamo verso la metà gara, anche a livello strategico difficile da leggere. E quindi dobbiamo rimanere idratati, pronti, soprattutto un finale di gara dove le tre strategie essenzialmente si andranno ad intrecciare, quella dei piloti che hanno montato una nuova gomma media, chi partiva con l'hard, quindi solo Stam che dovrebbe avere a disposizione una nuova gomma media, chi con la soft passerà alla gialla, chi con la hard passerà alla rossa, quindi 3-4 strategie che vedremo come si andranno ad intrecciare. Per il momento piloti molto bravi a non ostacolarsi e quindi a massimizzare la prestazione da questa gomma in questo stint centrale, cercare di allungare il più possibile la vita dello pneumatico, risparmiare un po' di batteria per un eventuale potentissimo undercut. Vedo un J-Sport molto guardingo nei confronti di Sciumi Legend, riprende la posizione di Legge nei confronti di Stam, un Di Legge che credo voglia cercare di spezzare un po' il ritmo della gomma gialla nei confronti di Stam. Andrebbe ovviamente ciò a suo totale favore, poiché credo lo stesso Luigi, a meno che non sono in parte insieme i ragazzi, non sa quale altra gomma ha a disposizione Simone Fracchiola, quindi tenerlo dietro di lui gli va assolutamente a suo vantaggio e comodità. Devono stare attenti a Fabio il Sorneme, che si è infuocato in questi giri 3 secondi e mezzo nei confronti di Stam, almeno un secondino quindi recuperato nei confronti della coppia lì davanti. Per questo Di Legge ha voluto passare, perché ho visto Stam andare lungo in curva 10, quindi hanno perso del tempo, come giustamente il cronometro ci fa notare. Di Legge non ha subito esitato a ripassare davanti, nonostante ormai la gomma hard sia molto più competitiva della soft vecchia del pilota della Ferrari. Non trovo più il pronostico, quindi non potrete vincere punti. Andiamo soltanto di un sondaggio, visto che ci viene riscattato il sondaggio dalla chat sul chi si porterà a casa questa gara da parte del buon Antonio, quindi possibilità dalla chat per voi di votare, però non vincerete fit points a questo giro, perché non trovo più il sondaggio, ma la pool per poi distribuire i vari punti. Non so se sono stati disattivati, ma in serata magari appena abbiamo del tempo lo cerco meglio. Comunque andiamo, magari ovviamente Stam, Di Legge, Fabio, Fabio, Sciumi, J-Sport, dai, mettiamo questi primi 5, sebbene sono curioso lì dietro anche di Cartista, poiché rimane molto guardingo, e così come J-Sport e Fabio il Surname ha la possibilità di andare a montare o una soft nel finale, o magari anche per chi ha la hard decidere di anticipare, se hanno una media nuova c'è anche per loro la possibilità di cambiare strategia, quindi uno spettro di strategie decisamente variegato. Però insomma, nel dubbio, nel pool mettiamo i primi 5. Dici bene, è un pool di strategie molto variegato. Da un lato dobbiamo ringraziare quella safety car, perché ha veramente scombinato le carte in tavola. Se prima erano tutti quanti su gomma media tranne Stam, che a questo punto mi viene da dire stesse tentando di fare una singola sosta, quindi due strategie diverse, adesso come dice te ne abbiamo 4, forse 5, con addirittura qualche defezione come hai detto te, magari
e la gomma hard può passare sulla media e anticipare anziché passare sulla soft. Insomma, bisogna veramente stare incollati allo schermo, perché nonostante ci siano posizioni che al momento sembrano definite, non è assolutamente così. Bisogna rimanere qua fino alla fine, fino all'ultimo secondo dell'ultimo giro. Come vediamo dal tracker live timing con questo schermo suddiviso, 17° giro, va ad iniziare il 18° di legge su questa gomma soft. Ovviamente fa lo stesso stem Fabio, Schumi e via tutto il resto della carovana. Quindi 18 giri, di cui 3 all'incirca percorsi sotto la safety car. Gomme ancora in vita, dovrebbe essere abbondantemente cominciato il primo cliff della gomma soft per di legge. Si è decisamente acceso, ormai è ufficiale, la gomma sta lavorando bene. La hard di Fabio Stornemi è arrivata a 2,7 nei confronti di stem e di legge, più di mezzo secondo ancora una volta recuperato. Per un momento ha faticato Schumi addirittura a tenere il ritmo di Fabio Stornemi, quasi fuori dalla zona di DRS. La grafica targata con le Master ci dice un 35% all'anteriore sinistra per di legge, 39% un posteriore molto sollecitato per Luigi. Non pensavo fosse così tanto sollecitato, almeno non lo ricordavo, anche perché mi è parsa più omogenea invece l'usura per la gomma media di stem. Onestamente non lo ricordo, perché in effetti io la soft non l'ho montata in Bahrain, così come Patrick, avevo puntato alla strategia sulla singola sosta, o almeno arrivare con la hard e vedere come si comportava la hard. E invece una gomma soft che a questo punto punta a un'usura così elevata sul posteriore di un di legge che sta cercando di tirare nei confronti di stem, che è quasi arrivato a 8 decimi. Continua a lampeggiare, sì, la Ferrari di Luigi di legge, ma sta funzionando questa sua tattica, soprattutto la gestione della gomma. Se a Las Vegas Leclerc non è riuscito a riaccendere il prima possibile la gomma hard, visto che ha prima dovuto spingere, portare la gomma in temperatura, poi la safety car ha raffreddato la gomma e poi ha dovuto di nuovo riportarla in temperatura, la gestione della gomma di legge, che ha fatto quei 2-3 giri comodi, diciamo, dietro a stem, quasi a volerla raffreddare questa gomma morbida, è stata decisamente efficace. È proprio a questo punto un differente, ovvio, comportamento della gomma più morbida. A proposito di gomme morbide, con la rossa ancora viva, Luca Flaminio va a sopravanzare Manuel Juve. Sale in sesta posizione Flaminio, si è scremato questo gruppo, hanno abbandonato G-Sport, che in quinta posizione rimane l'ultimo del trenino, che diciamo garantisce, o almeno sta permettendo ai piloti di battagliare per la zona podio. Poi a quasi 4 secondi adesso c'è Flaminio, che si è districato dietro alla Mercedes di Manuel Juve. Poi c'è anche Ganu con la gomma soft, piloti questi che, così come dicevamo in precedenza per Fabio Zuloneme, che ci sembrava complicato poi chiudere questi 6 secondi, Fabio lo stava facendo alla stragrandissima. Questi piloti potrebbero magari rientrare in battaglia per la top 5 e forse anche per la zona podio con un possibile undercut. Molto vicino Ganu alla staccata della 9 nei confronti di Manuel Juve, che dopo il sorpasso di Flaminio adesso deve guardarsi negli specchietti la sagoma della Ferrari numero 87, che si fa sempre più vicina. Rimane invece nel secondo stem e quasi ad abbattere il muro dei 3 secondi invece di legge. E invece Fabio nei confronti di stem. Vediamo, seguiamo soprattutto qui sul rettilineo principale la possibilità di attacco da parte di Marco Ganu nei confronti di Manuel Juve, che però a sua volta ha il DRS, quindi non dovrebbe essere troppo agevole la manovra per il pilota Ferrari. Sembra infatti un nulla di fatto verso la staccata di curva 1. Rimangono tutti comodi, educati in scia, senza forzare. Seguono il ritmo che adesso Flaminio sta imprimendo a questo trenino. Sempre guardingo invece G-Sport ad inseguire Schumi e Fabio Surname. Triello a questo punto per l'ultimo gradino del podio, ma tra le varie strategie, undercut e gli ultimi giri, sicuramente potranno portarli leggermente più avanti. Bastano soltanto 2 posizioni per trovare la vetta della classifica. Fabio Surname, che è ancora appena sopra il muro dei 3 secondi, si sta comportando bene la gomma morbida di legge, ancor più stem nel tenere le frustate che sta dando di legge al cronometro. Sì, come hai detto tu, niente ancora definito, anche perché nel secondo, anzi terzo gruppetto, se così vogliamo chiamarlo, troviamo due piloti con gomma soft che immagino si fermeranno a breve, dati i 20 giri su gomma soft, quindi inevitabilmente rientreranno sul gruppo di quelli che lottano per il podio, anche se al momento sono un pochino più distaccati.
Proviamo dall'onboard la particolare, quanto paddistica, guida del buon Jacopo Rochita, in arte J-Sport VR46, campione in carica della Master League, sul capitolo 2022, lì davanti nessuno si ferma, quindi ennesimo giro che si va a concludere, 23 al termine, siamo in finestra a questo punto, abbondante e comoda per una gomma media. Non vorrei che a questo punto anche i piloti lì davanti, mentre che Shumi si fa vedere negli specchietti verso la staccata di curva 1 di Fabio Surname, non vorrei che a questo punto sia di legge che Stam stiano cercando di tirare per montare un'altra gomma soft, ma non dovrei. Hanno risparmiato una gomma soft in qualifica nel primo stint. Stam a questo punto potrebbe avere una gomma soft, poiché non l'ha montata quando siamo passati sulla safety car. La gomma soft nuova la dovrebbe aver utilizzata di legge in questo stint. Stam a questo punto, se tira bene questa hard, potrebbe permettersi anche lui di andare su questa fantomatica terza gomma soft nuova. Una gomma soft nuova che in effetti sto pensando che Fabio invece non ha, perché le Alfa hanno fatto qua. Lo vado a recuperare. Tre tentativi sicuro. Hanno fatto un tentativo in più rispetto a tutti gli altri, perché erano scesi già al 17° minuto. E quindi credo Fabio non abbia. Per carità, si tratta di un'usura 4-5% credo all'incirca. Però non è una gomma soft nuova. La gomma c'è, però non ha quella prestazione extra del primo giro. Certo, è che bisogna anche vedere, magari hanno fatto tre tentativi, uno su gomma usata, magari hanno portato più gomme soft. Difficile veramente interpretare quelle che sono le scelte dei piloti, perché questa safety car, come ho detto prima, veramente mi siedo le carte e tutto è possibile. Chiaramente dipende da quello che i piloti hanno scelto prima preventivamente della qualifica. Ci viene fornita l'impressione del compare delle gomme tra J-Sport intorno al 32%, intorno al 30%, mettiamola così, sommando anche l'anteriore, si viaggia quasi verso il 50% per la Morbida invece di Luca Flaminio. Ovviamente grafiche offerte dal Codemaster, quindi sì, veritiere a livello di percentuale, ma di sensazione del pilota credo che già abbondantemente intorno al 30° abbiano cominciato a far fatica a questo punto, in particolar modo la gomma morbida in trazione. Credo un piccolo errore per dileggio a curva 4, perché di Stem era estremamente vicino, abbondantemente sotto i 2 decimi, poi si riallontana, prende spazio qui nel guidato in trazione, soprattutto dileggio. Un piccolo errore anche per Shumi al tornantino, almeno una traiettoria decisamente differente rispetto a G-Sport e Fabio, era molto più esterno, quasi sul corto in trazione, che insomma si punta ad evitarlo, anche perché la carreggiata è estremamente ampia, non c'è bisogno di andare a sfruttare fino a quel punto. Forse ha preferito dare meno angolo esterno al centro del tornantino, cercare di, tra virgolette, tenersi una piccola percentuale di gomma in più o stressare meno lo pneumatico. Seguire insomma per così tanto un pilota non, cioè, può alzare le temperature, anche se quest'anno non è un tema così preoccupante, almeno per ora non l'abbiamo visto così preoccupante il tema delle temperature e del surriscaldamento della gomma, è più il problema accenderla. Sì, magari in Spagna lo vedremo di più nella prossima settimana, anzi già partirà venerdì per quanto riguarda la Premier League. Vespa il primo ad aprire le danze dei pit stop a montare gomma hard, scelta strana, mentre Fabio Surname entra in box così come Shumi. Sì, prosegue solo J-Sport di questo triello che inseguiva la prima posizione, si fermano invece Fabio, Shumi ed anche Flaminio. Flaminio altra gomma soft, soft anche per Marco Ganu. Fabio tanto i box, no, ok, un desync, dovrebbe essere morbida anche per Fabio, dovrebbe essere gomma morbida per tutti quanti. E rientrano dietro Cesco, quindi potrebbero trovarlo nel T2, potrebbe essere un ostacolo che vanifica questo eventuale undercut. Può essere un grande problema questo, anche perché davanti immagino si fermeranno adesso, con il margine vorrebbe dire che rimarrebbero davanti, magari si giocherebbero 1 o 2 secondi, ma rimarrebbe comunque la coppia Stam-Dileggio davanti. Sì, per il momento Fabio non sembra riuscire ad andare a prendere Cesco, che ovviamente magari anche si è impegnato magari in questo T2 e sta tirando per cercare di non essere questo grande problema. Potrebbero trovarlo più comodamente nel T3 e quindi anche utilizzare il DRS. Rimane costante il distacco intorno ai 2 secondi tra Cesco e Fabio Surname, erano quasi 3 tra Fabio e la coppia di testa, segno che usciranno di legge Stam, dovrebbero riuscire a stare davanti a Cesco, sebbene la pit lane qui tra virgolette rigetta il pilota proprio alla staccata di curva 1 in una fase molto complicata, quindi potrebbero trovarsi Cesco che arriva a grande velocità e doversi muovere in maniera molto
cauta di legge Stan, che ovviamente si ferma nei box, decide di allungare J-Sport sempre con delle strategie e una gestione della gomma decisamente personale. Gomma, che è una gomma, altra gomma soft di 10 giri. Questo è una gomma di 10 giri, quindi non si fermerà, e quindi con tutta probabilità i due piloti, uno di Alfa Romeo e l'altro di Haas, dovranno superarlo in pista. Vediamo dove arrivano. Riescono a stare davanti a Cesco, con Di Leggio che rimane davanti e Schumi che riprende la posizione nei confronti di Fabio Zurneimi. Quindi c'è Cesco a separare i piloti che si giocano nella zona podio. Altra gomma soft per Di Leggio, media, inspiegabile gomma gialla per Stem. 20 giri, sembra poterla fare la gomma, visto che non ce l'ha fatta con il carico di carburante. Non aveva gomme soft, evidentemente. Però mi sembra strano. O le usate tutte in qualifica, è partito con le hard, probabilmente le usate tutte in qualifica e voleva fare hard media nella gara, questa safety car, quindi evidentemente gli ha scominato i piani. Come dici tu, però abbastanza strano. Penso, insomma, potesse montare la gomma soft anche utilizzata in qualifica, poiché su Di Legge dubito sia nuova, così come per Schumi e Fabio. Forse solo quella di Schumi è nuova, tant'è che ha avuto anche lo sprint e ovviamente anche ha utilizzato l'ERS per attaccare Fabio Zurneimi e riprendersi la virtuale terza posizione. Di Legge amplie falcate, recupera decimi su decimi in confronto di J-Sport, che a questo punto si andrà a fermare in questa tornata. Schumi costretto ad aspettare dietro a Cesco, che però sta facendo un grande lavoro per rimanere nel secondo nei confronti di Stem, e quindi non si deve disperare, non è obbligato a forzare la manovra Schumi Legend nei confronti di Cesco per insomma, rimanere comodamente in zona di DRS. È stato molto bravo Cesco qui a non disunirsi, fa un po' di fatica in trazione rispetto alla morbida. Passano sia Schumi che Fabio il Surname. Per Cesco sarebbe comodo una safety car in questo momento, visto che si ritroverebbe a battagliare per la quinta posizione. Vediamo se Fabio ha abbastanza brivio, velocità per andare ad attaccare Schumi. Va lunghissimo in curva 1 e quindi ripassa anche Cesco. Disastro per Fabio il Surname. Dall'esterno di curva 1 ha esagerato in frenata, con uno Schumi che se l'ha visto sfilare sulla sinistra senza possibilità di girare la curva. Non vorrei che J-Sport stesse pensando di andare fino in fondo con queste gomme, la vedo difficile, anche perché adesso inizieranno a guadagnare tanti secondi al giro. Mai dire mai quando si perde J-Sport. È che perde tanto, per carità, sicuramente la hard arriva, però mi sembra, non vorrei ritrovarlo malinconico come Patrick dopo la prima gara in Bahrain, che era... voleva effettivamente provare questo discorso della singola sosta. Intanto ripassa Fabio nei confronti di Cesco, cattivissimo, gli sbatte la porta in faccia per riprendere la traiettoria ideale alla staccata di curva 11. Dicevamo di un padre che poi si è ritrovato a dover ammettere che effettivamente accettare il discorso che la strategia a due soste quest'anno è troppo più efficace, tant'è che si ferma J-Sport, avrà una gomma più viva di due giri rispetto alla concorrenza, sebbene c'è sempre da capire come quanto sia usurata la gomma di Di Legge, che dovrebbe essere un treno utilizzato in qualifica, così come per Fabio, mentre penso, se è stato portato, dovrebbe essere nuova la gomma che porta Schumi Legend a far registrare la miglior prestazione cronometrica, un primo 31 secondi 182. L'undercut è pesantissimo, J-Sport dalla zona di DRS di Schumi Legend scivola fino alla settima, appena davanti Marco Gano. Avrà una gomma nuova, ma si ritrova nel secondo gruppetto che stavamo seguendo prima della sosta, quello composto da Flaminio, Gano, Manuel Juvez, da Promauro e Giovi. Lì davanti per ora tiene bene Stem, nonostante la possibilità di avere un extra grip sulla Ferrari di Di Legge, ma sta rampando nei confronti del pilota McLaren la Haas di Schumi 91 Legend. Dovrebbe, a parte Baku, dovrebbe essere stata una buona prestazione, una buona stagione, un buon inizio di stagione per Schumi, ma se non vado errato è povero di vittorie, non dovrebbe essere arrivato ancora al successo. Vado a recuperare le sue prestazioni. Sì, quarto posto, tredicesimo a terzo a Jeddah, quattordicesimo in ritiro a Baku e seconda posizione la scorsa settimana nel post gara di Imola. Quindi sì, non è ancora arrivata la vittoria stagionale, vedremo, insomma. Di Legge per il momento ha chiuso la maggior parte dei giri lì davanti, anche la possibilità di sfoggiare la tuta e la livrea celebrativa del Gran Premio di Las Vegas nella notte del Bahrain, quindi magari questo è un incentivo in più almeno per la foto, se gli highlights al buon Luigi li curasse anche il suo stesso ingegnere
buon Kaisermat, per ora si fa sotto Stem in zona di DRS, ma rimane calmo, non affonda l'attacco. Passa invece Flaminio nei confronti di Cesco verso la staccata di curva 1. Anche Flaminio ha montato un'altra gomma soft, quindi c'è da domandare ai piloti nel post gara o se avevano scelto a questo punto la strategia della gomma più morbida, oppure se diciamo la gomma morbida ne ha talmente di più che anche se leggermente usurata in qualifica si è deciso di montarla, di fidarsi del gioco. Effettivamente arrivati alla quinta barra sesta gara ufficiale, più le innumerevoli ore di allenamento, test, preparazione e confidenza piano piano che è arrivato col gioco, forse non è così fondamentale, importante avere la gomma nuova allo 0%, anche una gomma morbida intorno al 4-5, insomma anche 6-7% utilizzata in qualifica può essere decisamente una scelta migliore rispetto alla gialla. Vedremo se pagherà, insomma abbiamo questo raffronto probabilmente tra di legge e stem, di una gomma morbida non così fresca rispetto invece a una gomma gialla che sta calzando il pilota McLaren e che per il momento gli sta permettendo di tenere la scia, ma mancano ancora 17 giri, quindi è molto lunga la strada per i piloti che calzano lo pneumatico più morbido, che sono essenzialmente tutti, fatta eccezione per Stem in seconda posizione e per Cesco, ma Cesco diciamo non è sincronizzato, mettiamola così, con la strategia degli altri. Al 14° giro di gomma media potrebbe anche fermarsi di nuovo. Viene passato ora anche da J-Sport. Zona margini della zona punti che vede un... tanto va anche Gano nei confronti di Cesco. Dicevo della zona punti che vede una lotta infinita dal primo giro essenzialmente tra Zeta Pro Mauro e Giovi. Purtroppo tra questi due c'era sempre stato Cartista o subito dietro a guardare la bagarre o qualche giro davanti a loro a cercare di tirare. Purtroppo Cartista si è allontanato quasi 3 secondi. I due adesso stanno arrivando su Manuel Juve, che anche lui è sulla gomma soft, quindi è bello che ci sia battaglia anche ai margini della zona punti, la possibilità di fare un più 1, 2, 4, quel che sia, poi sotto la bandiera a scacchi, più lontani, come detto, Cartista, Lopez, che è ovviamente Bespa, che almeno sta tenendo duro, onore alla prestazione, alla presenza essenzialmente della serata, nonostante il danno al fondo, sta stringendo i denti e sta cercando di arrivare fino alla bandiera a scacchi. Seguiamo l'ennesimo passaggio lì davanti tra Di Legge e Stem. Inizia il 42° giro con Schumi che si è ormai accomodato ad inseguire il posteriore di Stem. Giro veloce per J-Sport, 1.30-256. Momentaneo più uno con Jay che va anche al sorpasso nei confronti di Flaminio. Flaminio che saggiamente lascia sfogare la Alpine numero 46 e si mette adesso a caccia di Fabio Zurdo, che dopo quel lungo non è più riuscito a recuperare la coda dei primissimi. Ovviamente l'utilizzo del DRS non aiuta, cioè i primi tre scappano e lui può provare a fare qualcosa nel guidato, ma per il resto nulla da fare. Ops per Cesco, monta gomma soft, quindi evidentemente si è reso conto che è questa qua la gomma di gara, nonostante avesse una media di 15 giri e non era così tanto usurata, se così vogliamo dire. Fatto sta che ha preferito fare probabilmente una sosta in più e fare questi ultimi 15 giri di fuoco. Potrà probabilmente lottare per qualche punticino, però difficile perché deve recuperare tanto. Si preparano invece a battagliare lì per l'ottava, nona e decima posizione. Manuel Juve, Giovi e Zeta Pro Mauro, due piloti belli tosti come Manuel e Zeta Pro Mauro, contro un Giovi decisamente tattico, saggio, pronto sempre ad incrociare. Clamoroso un sorpasso fatto quest'anno a Jeddah in curva 2, dove è andato a guadagnare 4 posizioni con l'incrocio delle traiettorie in uscita da curva 2. E vediamo, insomma, si prospetta un bel finale, una bella lotta che potrebbe esserci tra questi piloti. È più staccato Gano. Switch invece lì per le prime posizioni con Stem che torna al comando del Gran Premio del Bahrain. Gira in curva 1 comodamente, agilmente davanti a Di Legge. Di Legge che lampeggia da quando ha cominciato quest'ultimo stint sulla gomma soft. A questo punto dovrebbe riuscire, vediamo se riesce a rimanere lì tra
tra Stem che prova a tirare e Schumi che pressa, buon per lui, altrimenti credo possa permettersi di anche mettersi dietro a Schumi, che non credo abbia voglia di attaccare e tirare nei confronti di Stem. Credo sia comodamente in gestione gomma e di Erse per poi attaccare nell'ultimo stint, quindi forse Luigi potrebbe seguire quel ritmo in maniera più agevole. Insomma, vediamo, è soltanto 1-2 settori che di legge si trova adesso dietro a Stem e già comincia a non lampeggiare più, quindi segno, per carità, nel guidato più frenate la vettura va a risparmiare più, a recuperare più energia, però segno che Luigi per il momento segue comodamente il ritmo di Stem, ma si parla di poche curve, dovremo almeno attendere 5 giri per, diciamo, fare un raffronto un po' più veritiero. Grazie anche a Mark, ha riscattato anche l'Umbe Vete, gentilissimi, questa sera ne abbiamo bisogno. 5 giri, poi ne mancano 10, quindi sì, si può giocare, si possono fare strategie, ma una certa bisogna andare, altrimenti immagino che per il terzo, che in questo momento è Schumi Legend, magari a 7-8 giri alla fine potrebbe non essere più la strategia migliore trovarsi in coda al gruppo, in quanto poi superare due piloti arrebantissimi a questo livello può essere complicato. Ritmo infernale per G-Sport, che con sì due giri di gioventù rispetto alla gomma di Fabio Surname e via via tutti gli altri piloti che calzano una gomma soft, è riuscito a prendersi la quarta posizione, a recuperare quei due secondi quasi che separavano Flaminio e Fabio, e quindi prende la quarta posizione, è un campanello d'allarme per i primissimi, visto che insomma sì, adesso Luigi lampeggia, ma ciò vuol dire che, sebbene ovviamente Fabio fosse un rivale di tutto rispetto, magari non si sta trovando con questa gomma più morbida. Lo diciamo in precedenza, l'extra grip, un leggero lungo qui alla 10 per Fabio, è riuscito a frenare la corsa della sua Alfa Romeo totalmente di traverso, e dicevo, l'extra grip della gomma morbida non è sempre facile da sfruttare, non si riesce a prendere le giuste misure nei primi giri, ed è lì che quindi si fa questa differenza che porta G-Sport ad abbattere il muro di 3 secondi rispetto al triello di testa. E quindi, diciamo, l'unico pensiero che credo sia nella testa di Schumi in questi giri a questo punto diventa G-Sport, perché immagina uno Schumi comodo a gestire sia gomma e Hertz, e invece adesso comincia a pressare nei confronti di Legge, che a sua volta suona clacson da Stem, dicono entrambi, lo invitano ad andare il più possibile, perché lì dietro G-Sport 2-8 infuocato, Jacopo Rochita in 3 addirittura, con Stem che va a fare lo zonta e Schumi Legge che si lancia verso curva 1 all'interno, profondissimo, staccata di Legge, non ci sta a subire una manovra del genere ad essere lo Schumacher di turno. Effettivamente la colorazione della Haas ricordava quella della McLaren, e attenzione qui al richiamo verso curva 4, ennesima zona di DRS che non porta l'ennesimo sorpasso, e la Ferrari di Legge è ovviamente la Ferrari, quindi non c'era troppa differenza. Bellissimo momento, non paga troppo a livello strategico, perché poi la staccata in curva 1 l'hanno tirata molto profonda, non hanno trovato un'ottima corda la percorrenza alla 2 e la 3, ciò permette a G-Sport di recuperare altri 3 decimi, 2.5, 2.4, è un'ombra inesorabile, G-Sport diventa sempre più lunga, ma si avvicina con grande cattiveria nei confronti di questo triello di testa. Luigi scappa il più è un po' l'uomo è il Babadook di questa pista, almeno in questo momento. Vaneggio ogni tanto, scusate, scusa chat. Grande azione allora tra Di Legge e Schumi, con Slam che si è visto sverniciato, ritrova la vetta del Gran Premio Luigi Di Legge, che non più lampeggiando, attenzione, fondamentale ciò per cercare di tirare, allunga, almeno prova ad allungare leggermente nei confronti di Schumi 91 Legend, in frenata si è accesa un momento la spia sulla sua Ferrari, quindi credo balli intorno davvero al 10%, eccolo qui che torna a lampeggiare Di Legge, quindi davvero sul filo, segno per Schumi della possibilità di provare ad andare, e chiude prima il DRS, 2 secondi G-Sport, infuocato Jacopo Rochita, il campione in carica della Master League, continua a suonare la carica, dietro di lui si è aggrappato Fabio Surname alla sua ala posteriore, non lasciamo mai mano al Juve, Giovi e anche Zeta Promauro che va all'interno di Giovi, attenzione alla possibilità di contatto, molto vicini con Zeta Promauro che dà una spallata a Giovi per riprendersi la nona posizione, i due non si separano dal primo giro, adesso si è aggiunto anche Manuel Juve in questa battaglia, decide di zigzagare addirittura Zeta Promauro per magari chiedere un armistizio, una pausa dopo 46 giri di battaglia per cercare di recuperare un po' di Erse e poi eventualmente tornare a prendersi a ceffoni in faccia tra un po'
nelle ultime tornate, con la possibilità di prendere 2 punti in più andando a sopravanzare Manuel Juve, che a sua volta sta rientrando su Gano. Quindi attenzione, perché anche il buon Marco potrebbe ritrovarsi in questo selvaggio duello. C'è Sport 1 e mezzo, incommentabile, Sai che diventa la lotta 5, sai, eh? Anche perché Sdem sembra essere leggermente in difficoltà, magari non si aspettava quel doppio sorpasso incredibile così in una volta sola. Probabilmente credeva e sperava di riuscire a guidare la gara per ancora un pochino di tempo. Questa cosa probabilmente l'ha scosso leggermente. J-Sport, veramente un treno, arriva. Mi sento di dire, è 11 giri alla fine, arriva e sarà una lotta 5 per la vittoria. Vediamo come si muovono lì davanti, perché tutti vogliono scappare. Vedono sempre di più avvicinarsi l'Alpine di Jacopo Rochita. Stem per il momento guardingo, 47 di 57, si fa vedere in frenata Shumi 91 Legend. Nulla da fare, Fabio ha trovato un traino, un treno che adesso torna a perdere qualcosina nel dritto. C'è ovviamente da dire che, sebbene i primissimi stanno cercando di risparmiare qualcosa a livelli altissimi, Jay invece ovviamente sta dando tutto, quindi arriverà con le gomme e l'erz decisamente stanco agli ultimi giri, ma magari con la foga, la carica, l'adrenalina di essere riuscito a recuperare questi 3 secondi rispetto al trio di testa, potrebbe anche starci magari qualche giro di risparmio. Ha commesso un piccolo errore in frenata a Shumi Legend alla stacca del tornantino e quasi stava per essere colpito da Stem. Si allontanano leggermente, quasi a 7 decimi rispetto a Di Legge. Attenzione a questi piccoli errori, perché sono decimi fondamentali che J-Sport mangia e va quasi in zona di DRS. 2 decimi fondamentale per J, magari non lasciarsi nemmeno ingolosire da questi piccoli errori, perché ne potrebbero arrivare degli altri. Magari andare a forzare qui nel T3 poi porta a strafare, a non trovarsi con quella piccola, fondamentale, importantissima percentuale di hertz che potrebbe utilizzare in altri punti come qui, visto che è stato bravissimo in queste prime curve del T3. Arriva a un decimo, 1,101, non avrà il DRS in questo giro che arriva. Potrebbe averlo verso la staccata di curva 4 se Stem si tiene qualcosa in frenata. 1,01, detection point, posto prima della staccata di curva 1, è nel secondo, è J, è illegale. Sì, forse no, perché adesso Sdem al DRS, quindi è tornato il distacco a 1-1. Fatto sta che sì, al prossimo giro, se effettivamente è questa la tendenza, cosa che sembra essere, avremmo 4 piloti dietro di legge, tutti quanti affamati con un DRS attivo. Stem va a sfruttare tutta quanta la pista, anche oltre. Shumi, sì, ha cercato un po' di cordolo in frenata. Stem era con tutta la vettura quasi fuori dalla pista, cercare di sfruttare tutto. Grande fumo che si alza da questa visuale dall'alto, dall'AS di Shumi Legend. Particolare, perché le altre vetture non lo fanno, o forse era un momento di nebbia randomica che troviamo un po' disperso a condire, diciamo, le 15 curve del circuito del Bahrain. Qui a Sakhir è rientrato definitivamente J-Sport nella carovana, nel triello che a questo punto si allunga appena fuori Fabio. Forse ha commesso un piccolo errore tra la trazione del tornantino e la staccata di curva 9 e 10. Chiamato anche Fabio a fare un grande T3 per tenere la coda di J-Sport, invece continua a perdere. Non so se c'è qualche piccolo problema per Fabio il sorname. Sì, lampeggia, sì, a poco verso, però era comodamente, ha seguito per diversi giri il codone di J-Sport. Adesso leggera flessione nel suo ritmo, un po' più in difficoltà. Però ovviamente adesso questi 9 giri che ci separano dalla bandiera a scacchi potrebbero permettergli, se lui tira, va profondo in frenata, lì davanti anticiperanno, cominceranno a risparmiare, quindi dovrebbe ancora essere della partita se non si disunisce troppo e non si lascia rammaricare da quanto va a perdere sul dritto. Invece Shumi va all'attacco nei confronti di Legge a curva 1, dall'onboard di Stem non oppone resistenza di Legge e quindi va in prima posizione Shumi 91 Legend. Vediamo se si muove anche Stem per cercare di sorprendere Legend, che invece torna all'attacco in confronto di Shumi Legend. Allora dura poco la possibilità di Shumi di stare davanti. Attenzione, cerca di resistere l'incrocio col Stem che Stem ci va ad prova. Dentro! affiancare Shumi, prova addirittura anche ad infilarsi nei confronti di Legend. Nulla da fare, alza il piede, Shumi si rinfila dall'esterno e J-Sport, che all'interno del tornantino va solo a tirare una staccata, a creare un po' di tensione nei confronti di Stem. Si muovono le posizioni, diciamo prove di quello che potrebbe essere un ultimo giro infuocato. È un J-Sport che guardingo ha smesso di lampeggiare da qualche giro e comincia a risparmiare, studiare la situazione per le ultime tornate. Intrigante vedere, non credo a questo punto, forse è stato uno switch tra Di Legge e Shumi, non dico d'accordo, ma forse per capire
per Schumi, capire quanto di legge voglia difendere questa prima posizione, non voglia lasciare che siano gli altri a fare ritmo. Diciamo, meglio averlo capito ora che negli ultimi giri, sicuro. È sembrato non vederlo difendere la posizione in curva 4, difficile da capire perché con questa azione ha soltanto fatto vedere il fianco a Sdem, ha rischiato di essere addirittura terzo, cosa che non è successa. Da chiedere poi nel post gara, probabilmente, se arriverà sul podio. Arriva Schumi nei confronti di Lecce, torna all'interno di curva 1, fa lo stesso J-Sport rispetto a Stem. Attenzione perché resiste di Lecce per un momento, quasi i due si trascinano fuori, sembrano lasciare la finestra a Stem, che invece si è ben difeso nei confronti di J-Sport. Nulla da fare allora per il pilota Alpin questa volta. Attenzione che rischio, perché di Lecce era andato all'interno nei confronti di Schumi a farsi vedere in frenata, ha ritrovato la traiettoria ideale e quasi ha coinvolto Stem, che utilizza sempre una traiettoria più esterna. Forse anche per questo l'HUD magari per di Lecce con le freccette rosse non si è acceso. Ancora molto largo qui in frenata Stem con queste traiettorie più esterne, magari la sua vettura è troppo lontana rispetto a quella di Lecce, che credo non l'abbia vista in frenata. I due sono quasi arrivati al contatto, ha perso una posizione in questo modo Simone Fracchiolla. Attenzione quindi anche alla possibilità di dispute nel post gara, che insomma sono un tema, visto che la scorsa settimana ad Imola poi hanno privato Stem della vittoria. Non credo ci fosse intenzionalità in questa manovra da parte di Luigi. Credo, ecco, che effettivamente la traiettoria così esterna da parte di Stem, che va totalmente sul cordolo, banalmente non abbia acceso le freccette, chiamiamole così, dell'HUD, della Ferrari di Lecce. Comincia ad ondeggiare Schumi 91 Legend, 50 di 57, nonostante questa bagarre che c'è stata in questi giri, scambi molteplici di posizioni e traiettorie particolarmente colorate, Fabio non riesce a rientrare. È davvero strano come si sia disunito Fabio il surname, leader della classifica. Lì davanti di Lecce torna all'attacco nei confronti di Schumi 91 Legend, ennesimo cambio della leadership con questo emozionantissimo a questo punto Gran Premio del Bahrain, recupero del round inaugurale con la Master League 2023-2024. Un peccato per il ritiro di Lele Salva, ma a questo punto ha aperto la gara a delle strategie incredibili. Continua la bagarre comunque anche lì dietro tra Ganu, Manuel e Zeta Pro Mauro. Si è allontanato Giovi, non vorrei ci sia stato un contatto tra questi piloti. Ringrazia Cartista per entrare in zona punti. Diamo spazio a questi piloti con Manuel Juve, che all'esterno di curva 4 va ad attaccare Marco Gano, profondo in frenata. J-Sport dentro su Schumi, scusa, ma c'è J-Sport che ha tentato un attacco molto molto difficile, infatti è rimasto dietro a infastidire Schumi. Sintomo che comunque, nonostante abbia già vinto il titolo l'anno scorso, non ha finito di aver fame. Ah, me lo auguro, sono anni che la Master League reclama, diciamo, un re che difende la corona, poiché credo l'ultima annata a questo punto forse è stata con il 2016, quando no, pardon, è stato 2016 con Nico che vinse Nico Fiore vinse la Master League nel 2016, su F1 2017 dovette quindi difendere il titolo, lo vinse di nuovo, poi non partecipò all'edizione del 2018 vinta da FAP, se non vado errato. 2018 la vinse D'Amico, ma D'Amico partecipò a poche gare sul 2020. Quel 2020 lo vinse Smokeman, che non corse nel 2021, e 2021 vinse Matthew, che poi non ha corso l'anno scorso nel 2022. Quindi sì, sono balzati un po' di anni. J-Sport all'interno di Schumi Legend, che rischio, saltato sul cordolo all'interno per evitare il contatto con Schumi Legend, è arrivato davvero all'ultimo Jay all'attacco nei confronti di Schumi, e mancano ancora 5 giri, non si stanno risparmiando i colpi anche sotto la cintura questi piloti. Non sembrano essere arrivati danni al fondo per la Alpine di J-Sport, nonostante questo vigoroso salto sul cordolo interno di curva 1. Stem sempre guardingo, più che guardingo, particolare nelle traiettorie, e ciò sia ogni tanto lo espone alla possibilità di tamponare il pilota davanti a lui in frenata, ma ogni tanto anche a delle grandi uscite in trazione lunga di Schumi alla 10, e si infila subito J-Sport adesso in trazione, si riaccoda nei confronti di Schumi 91 Legend. Tutto ciò permette a di Legge un tentativo di scappare, continua a farsi vedere J-Sport nei confronti di Schumi, molto quasi cattivo, arrembante J-Sport in queste staccate, sia a curva 1 che alla 10. Alla 1 era decisamente inaspettata e Schumi era in linea, aperto la traiettoria per evitare il contatto. Qui alla 10 invece c'era stato un leggero lungo da parte di Schumi 91 Legend, non aveva trovato il giusto punto di corda e subito J con una faina provata ad infilarsi. Il
chiaramente c'è Jay che sta facendo fruttare questi tre giri di differenza sì. che ha sulla gomma di Xiaomi Legend, anche rischiato il contatto in un paio di occasioni. E sicuramente Xiaomi sta avendo la vita più difficile, pensava di probabilmente poter gestire meglio, mentre Jay ci sta provando veramente in ogni curva. Vediamo qua, ancora niente. Si pronuncia l'ennesimo arrivo in volata in questa stagione di campionati FIT, ed anche con la Master League vedremo chi ne uscirà vincitore. Ancora 5 giri in realtà da dover completare, visto che anche il 57esimo va percorso, quindi vediamo se magari arriva qualche giro di riposo per i piloti. Un peccato non avere Fabio incluso in questa per fini di classifica, magari la possibilità di riaprire il campionato. Non me ne voglia Fabio, meglio così. Prende punti, dai, 10 punti non sono male, però ecco, un peccato non averlo con la lotta fisica in pista, anche perché magari insomma non riuscire, per carità, di lotte finora ne ha avute, con Stem, ad esempio proprio la scorsa settimana ad Imola, dove ha cercato di infilarsi anche alle acque minerali, però insomma battagliare per il campionato avendo un po' di lotta in pista, non solo tirando e dimostrando una grandissima velocità, magari può anche strappare qualche sorriso a un Fabio Zorneme. Qui l'usura della gomma di G-Sport è 32%, all'anteriore sinistra 34%, 25-28% per la media invece di Stem. Uno Stem che vediamo se magari sta cercando di tenere la gomma più viva per gli ultimi giri. La sua media dovrebbe arrivarci senza troppi problemi, c'è da capire quanto sia stressata soprattutto quella, la morbida di G-Sport, che lo ha portato a fare una incredibile risalita dalla settima posizione all'incirca da quando era uscito dai box. Staccata di curva 1, ancora una volta con di legge davanti a Xiaomi, poi G-Sport, giro tra virgolette di riposo. Invece no, perché Xiaomi esce male passare. Dalla 2 e si deve difendere e passare perché manca poco. Va all'esterno G-Sport alla 4, ancora all'esterno, fa tanta strada in più, nulla da fare. Per un momento ho immaginato un all the time you have to leave the space, perché entrambi si spostavano con la telecamera posta da davanti verso la staccata di curva 4 sulla sinistra, e quindi il duello ci fu tra Alonso e non ricordo quale fosse l'altra vettura, però insomma essenzialmente si Mercedes, forse Rosberg, forse quella di Rosberg se non ricordo male, o Michael Schumacher, che erano Mercedes in quell'anno. Fatto sta che effettivamente questa scena ha ricordato molto, fortunatamente non c'è stato nessun problema per i due piloti. E allora vediamo, 54esimo giro troppo in conclusione, occhio alle safety car nel finale, bandiera gialla nel T1 per il testa coda di Best Buy di Ita, probabilmente in uscita da curva 2 vista la posizione, riparte senza troppi problemi, ancora 3 giri di possibile safety car, ma creerebbe davvero un caos, un terremoto in classifica anche per la scelta di eventuali soste. Continua la bagarre ai margini della zona punti con Manuel Yu che va al sorpasso iniziato da Promaro, Triello che è andato a riprendere Marco Caru, che quindi si vedrà attaccato, felice che ci sia lì Cartista, il campione in carica della Pro League salito in Master League quest'anno, lì a giocarsi la zona punti e la possibilità di ottenere anche la settima piazza. Vediamo ancora una volta corsa verso curva 1 con nessuno che in realtà vanno tutti profondissimi in staccata, ma nessuno che tenta l'attacco. Vediamo allora come si muovono Manuel Juve e Zeta Promoro, sembra Cartista il più voglioso di attaccare, si fa vedere nei confronti di Zeta Promoro verso la staccata di curva 1, ma ovviamente il DRS non gli permette grandi mosse. Va all'interno Manuel Juve nei confronti di Marco Ganu, richiamo dall'esterno della 2, resiste Ganu, cerca un varco anche Zeta Promoro, quasi il contatto semi testa coda per Zeta Promoro, che per un momento stava facendo la fine di Grosjean, è riuscito a tenere il sovrasterzo della sua vettura, serata di remake effettivamente tra sorpassi e purtroppo anche schianti con Zeta Promoro, comunque bravo nel controllo, non so se è stato toccato da dietro da Cartista, perché ha dovuto correggere più volte la sua traiettoria che era stata chiusa da Ganu, che aveva lasciato invece spazio a Manuel Juve lì davanti. Speriamo di non esserci perso nulla, per il momento almeno classifica alla mano rimane tutto invariato, l'unico vediamo per il momento non sembra lampeggiare nessuno, non andiamo a bordo se no ci spoileriamo le cose, per il momento quarta, terza, seconda posizione non lampeggiano, c'è da capire di legge che ovviamente essendo il capotreno sta chiedendo più batteria. Ganu addirittura alla 11 va di nuovo all'interno di Manuel Juve, attenzione lì dietro Cartista che cerca un varco addirittura dall'esterno, non può far nulla qui Cartista, allora si infila Manuel Juve, era decisamente una posizione complicata per resistere, torna Zeta Promauro a pressare e si riavvicina anche Giovi per questa incredibile bagarre per la zona punti. Ennesimo giro e corsa verso curva 1 con G-Sport all'interno di Xiaomi Legend, ancora sempre così cattivo all'interno delle staccate Xiaomi,
l'ultimo giro, quindi è questo qua il giro per loro due, per chi vuole provare a vincere la gara ai danni di Legge. Eh sì, avremo quindi chi riuscirà ad attaccare la prima posizione. Per il momento nulla da fare, ma la Juve ripassa Gano. Vediamo se Jay al tornantino cerca di attaccare Xiaomi Legend. I due, per carità, devono anche cercare di non perdere però il secondo nei confronti di Legge, che per il momento è a 7 decimi. Sicuramente Luigi starà tirando tutto in questo momento. Non cambia molto la posizione, le posizioni qui in zona podio. Lì dietro Manuel ha passato Ganu e poi Zeta Pro Mauro e Cartista, con Giovi che anche egli è rientrato in zona di DRS per poter cercare di ottenere la zona punti. Per il momento rimane Xiaomi davanti a J-Sport, che ha meno di, a questo punto, un sorpasso a curva 1, e poi deve fare un miracolo in trazione per uscire forte verso curva 4. Oppure, ovviamente, Xiaomi darà tutto nei confronti di Lecce. Potrebbe starci, cercare un incrocio da parte di J-Sport per attaccare e passare sia Xiaomi che di Lecce verso curva 4, ma presupponendo che Xiaomi forzi un po' la manovra nei confronti di Lecce, lo obblighi ad una pessima trazione a curva 1. Lo scopriremo tra pochissimo per l'ultimo giro del recupero del Gran Premio del Bahrain, con la Master League di Legge davanti a tutti, dopo essere stato davanti a tutto il plotone dei piloti della Master per diversi giri. Adesso va all'attacco Xiaomi 91 Legend e si prende la prima posizione. Vediamo come si muovono qui dietro, poiché c'è tanta gomma anche per Stem, che cerca un incrocio. Esce bene G-Sport, almeno dalla linea dovrebbe avere il DRS di Legge per attaccare Xiaomi 91 Legend. È così, Xiaomi subito a difendersi verso l'interno. Attenzione, ondeggiano i due con di Legge all'interno di Xiaomi Legend. Nulla da fare, profondissimo e staccato Xiaomi Legend. L'incrocio di traiettoria a parte di G-Sport, che cerca di attaccare di Legge. Nulla da fare anche per lui. Stem Guardingo decide quasi di chiamarsi fuori da questa selvaggia lotta per la prima posizione. È fondamentale qui per di Legge trazionare bene al tornantino e seguire una grande, profonda ma precisa la staccata a curva 9. Ovviamente lampeggiano tutti, sono tutti quanti in grande deficit per la parte ibrida. Staccata profonda della 10, ultima zona di DRS, e poi a questo punto forse, ma complicato, il tentativo verso l'ultima curva. Ancora ondeggia Xiaomi 91 Legend per non offrire la scia ai suoi rivali. Nulla da fare qui per Tileggio, che però è agganciato 2 decimi. È soltanto una questione di coraggio, non c'è la zona di DRS verso quell'ultima curva, e quindi c'è da capire chi si tiene più verso. Va all'interno qui Luigi, contatto, riesce a gestire il sovrasterzo. Attenzione perché G-Sport potrebbe essere uscito fortissimo da quest'ultima curva. Folle corsa in tre verso l'ultima curva per la vittoria di questo Gran Premio del Bahrain, con Xiaomi alla staccata dell'ultima curva davanti a di Legge, che non può nulla. Si difende bene nei confronti di G-Sport, potrebbe incrociare ed uscire più forte. Nulla da fare, Xiaomi 91 Legend. Matteo Lacerezza vince per la prima volta in questa stagione in Master League, e per la prima volta per lui in Master League qui su FIT, il Gran Premio del Bahrain lo fa davanti a di Legge, G-Sport, Stem e Fabio il Surname, che chiude la top 5. Arriverà in sesta posizione Flaminio. Poi un'altra grande lotta che vede Ganu uscire davanti a Manuel Juve, Zeta Promoro, Cartista e Giovi. Bene, bene, molto bravi questi ragazzi, che si sono riusciti a divertire, ecco, nonostante i pochi punti che vengono aggiunti a loro in classifica. 11ª posizione per Giovi, 12ª per Cesco, 13ª arriverà Lopez, che è 14ª un onorevole Bespa, che nonostante andando al fondo è arrivato alla bandiera a scacchi. Grandissima lotta per la prima posizione, lo dicevamo già con M al commento della Master League. Se ogni gara della Master finisce così, sarà fortuna, diciamo che sono poche gare quest'anno, solo 17, perché farne 24 con tutti questi finali, sia noi che i piloti arrivano a fine stagione e esplodono. Anche perché, come abbiamo visto tre strategie opposte, avere i primi tre piloti sul podio, perché nessuno dei primi tre piloti ha avuto la stessa strategia. Se vogliamo possiamo aggiungere anche la strategia di Stem, che è arrivato quarto. Di alla fine si sono tanto intrecciati, ma sul traguardo sono arrivati tutti quanti lì come al solito, e purtroppo non ha pagato per J-Sport, ovviamente, per stare nella battaglia questa sosta posticipata di tre giri essenzialmente rispetto a tutto il resto della compagnia gli ha permesso di rientrare nel gruppo, essere lì a giocarsela rispetto ad una posizione che lo vedeva appena dietro a Xiaomi e Fabio Surname prima di quest'ultima sosta. Non ha pagato, diciamo, la gestione dei vari incroci e delle situazioni di gara, che però insomma è stata dettata anche da un'estrema correttezza. Credo che l'unica lamentela possano essere, ma nemmeno in realtà, più di tanto, perché il cambio di traiettoria è stato solo uno all'inizio del rettilineo e poi ha ripreso la traiettoria ideale per la frenata, quindi penso si possa considerare un singolo cambio di traiettoria. Non credo Luigi voglia aggrapparsi a queste cose per il post gara, non credo ci sia nulla
da recriminare, è stato davvero un bel GP. Arriva al giro veloce per Cesco, che però non è nei 10, quindi non credo verrà assegnato il giro veloce per questa gara. Noi ci prendiamo una piccola pausa, salutando tutta quanta la chat e ringraziandoli. Sì, era Rosberg, grazie mille Anti, bellissima gara, assolutamente. Ci sono premi in palio, la coppa. C'è la coppa e la gloria per Alta Marea TV. Come detto, ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo per le consuete interviste ai primi tre classificati. A tra poco. Ci sono, arrivo, eccoci qua! Ciao Don Roberto! E allora, state bene? Oggi vi faccio spendere qualche cosa! Ci vuole un qualcosa di forte, bene! Questo! State bene attenti! Un prodotto unico! È bello! Lo senti? Ti dà i brividi! Ti dà gioia! Questo prodotto è... È una maglietta a cotone 100%, vale 19, 29, 39, 20 euro. È resistente negli anni. Lo vediamo meglio, eccolo qua. Fermati Aldo, soffermati su questa. Costa comunque più spesso, lo mettete senza maglione, eccetera, vi veste, fa abbigliamento. Praticamente fa da cosa pesante, anche invernale. La mettete col jeans, col pantalone elegante, bene. Ce n'è una, vieni Aldo, seguimi. Abbiamo la grigia, tinturita. La vinaccia è quella bianca, bene? Quando vi siederete direte no babbo, non è possibile, no babbo, e invece sì, respira questa, è chiaro? Un prodotto ambito da tutti, a volte introvabile, ve lo consiglio con cuore, con sudore e con gioia. Di nuovo in diretta, questa volta per le consuete interviste ai primi tre classificati con il recupero del Gran Premio del Bahrain, categoria Master League 2023-2024. Cominciamo quindi dal vincitore, Matteo Sciumi, alla prima vittoria per lui in Master League dopo una gara incredibile, questa folle difesa negli ultimi giri e soprattutto la risalita, visto che insomma ti vedeva nella coppia che inseguiva nello stint centrale di gara. Aspettate un attimo, eccoci qua. Facci, buonasera. Un comodo, facci. Sono un po' sudato. Buonasera a tutti. Normale. Buonasera. Sì, allora, io non arrivavo a questa gara con tante premesse, in realtà. Allora, devo dire, negli allenamenti i tempi in qualifica li facevo e in gara il ritmo era più o meno quello. Parlo di tutti gli altri, eravamo tutti molto simili. Però non è una pista che mi piace, non è una pista su cui riesco ad avere tanta confidenza poi il giorno della gara, non mi è mai... anche l'anno scorso, per dire, dove persi contro Luca Bigno. E, però già in qualifica, comunque con un tempo discreto, partivo quarto, cioè ci ha permesso la firma per partire quarto in questa pista. Poi il primo stint sono stato molto tranquillo, non ho fatto nessun sorpasso, ogni tanto mi facevo vedere su Fabio davanti a me, ma... sono stato molto tranquillo perché perdere il trenino del DRS era un attimo. Poi la safety ha mescolato molto le carte perché io penso che avrebbero fatto tutti media media soft, invece la safety ha completamente cambiato tutto perché Di Reggio ha messo la rossa, Fabio ha messo l'hard, io la media, Simone la media, e purtroppo si è creato quel gap di 5-6 secondi addirittura con i primi due. Questo perché Fabio con l'hard chiaramente non reggeva il ritmo. Io quando l'ho sorpassato perché volevo riaccodarmi ho fatto un errore nel T2 sul cordolo e lì li abbiamo persi completamente. Poi lì Di Reggio con la soft ha aperto il gap che non abbiamo più ricucito, anzi in realtà Fabio a un certo punto lo stava ricucendo con l'hard perché ne aveva di più. Poi invece credo che la rossa di Di Reggio si sia stabilizzata e non l'abbiamo più recuperato. A quel punto ho seguito Fabio quando ha fatto la sosta per fare un mega undercut su quelli davanti che è riuscito. Ho sorpassato Fabio prima di arrivare sugli altri così da avere la track position, poi lui ha fatto un errore e diciamo è uscito un po' dalla lotta per la vittoria. Quindi una volta riaccodato i primi ho fatto dire più o meno i secondi che c'erano fra noi e J-Sport, perché sapevo che ci avrebbe ripreso con tre giri in meno di gomma. Non pensavo così velocemente in realtà, e infatti per me era lui a quel punto il favorito per la vittoria. Però sapevo che non aveva ERS né lui né Di Legge, quindi questa è stata proprio la mia ancora di salvezza, che ne avevo sempre un po' di più di loro, il 40, loro invece lampeggiavano, quindi
di Leggio con la gomma più fresca, sono sicuro che aveva un pelo più di ritmo, però con l'air scarico non poteva scappare e G-Sport non poteva superare, e comunque ci ha provato tante volte, devo dire anche con qualche entrata dove si è un po' appoggiato, però penso che queste cose ci possano stare. Un po' come in Messico in Summer, dove la situazione era più o meno la stessa, io ero secondo, lui terzo, e al penultimo giro soprattutto fece un attacco un po' come oggi, però è chiaro, perché se lì non ti prendi la seconda posizione poi andare a vincere è difficile. E all'ultimo giro l'ho passato di Legge, che mi ha fatto passare a curva 1 in realtà, quindi ho capito che voleva tenersi il colpo per il resto della pista, solo non sapevo dove. A quel punto ero io a non avere più airs, e poi l'ultimo giro chiaramente ho sempre fatto un cambio di traiettoria per cercare di dare meno scia possibile. E poi voglio sapere da lui se c'è stato un contatto che non ho sentito, io voglio capire se è successo qualcosa, però ho visto, credo sia stata una gara molto 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 bella, più o meno simile alla gara secondo me dell'Australia, solo che in Australia non si può superare, mentre qua sì, e si è vista la differenza anche nelle lotte, diciamo. Molto bene, grazie mille Shumi, ero mutato, perdonatemi. E veniamo allora al secondo posto con il buon Luigi Di Legge. Per un momento Luigi avevo flashato Kenheim, ora non ricordo se era F1 2018 o 2019, però quella folle selezione di gruppo, quella lotta all'ultimo giro con Matthew, sembrava improntarsi così. La serata invece è stato tutt'altro, insomma, finalmente grande pole position, bel ritmo per tutta la gara, poi le situazioni di gara insomma hanno portato a un comunque ottimo secondo posto. Mi ha sicuramente smentito quanto avevo detto in qualifica su una stagione per il momento nell'ombra. Ciao Raffa, buonasera. Sì, con la differenza che nel 2019 Hockenheim ero stato sempre dietro, tranne proprio negli ultimi 2-3 giri dove ho avuto Matthew a tiro, qua invece l'ho fatta proprio tutta davanti, cioè una cosa che a me, come ben sai, non capita mai. È difficile che io riesca a impormi per ritmo. Comunque, chi pensa che io sia soddisfatto sbaglia di grosso, perché onestamente no, non sono soddisfatto manco per niente. Qua ho avuto subito un buon feeling con la macchina, quindi avevo capito che si poteva puntare a qualcosa in più, soprattutto visto l'inizio insomma un po' claudicante, perché queste prime quattro gare non è che erano andate poi così bene. Però ecco, partiti subito con la qualifica, forse la mia pole più bella, non che ne abbia molte, ma questa a mani basse batte tutti, e per il livello della Master e per i distacchi e per il giro in sé, che non è proprio malvagio considerando comunque la lobby ufficiale. In gara tutto bene, il ritmo era buono, con Gialla controllavo, e con la safety car si sono sparigliate un po' le carte, decidiamo di mettere la rossa perché sapevamo che era una gomma fantastica. Il ritmo ce l'ha consentito, la grip della pista pure, l'usura anche, infatti pronti via sono scattato e ho messo subito un bel gap sugli altri. Sapevo che anche chi avrebbe montato la bianca come Fabio, come Jacopo, non avrebbe chiuso la gara con quella, era impossibile, perché sebbene comunque potesse fare tutti quei giri, il ritmo alla fine era veramente troppo alto, li avremmo recuperati senza problemi. Sul finale mi è mancato Hertz, se avessi avuto un 20-30% di Hertz in più sarei scappato via e probabilmente a quest'ora non sarei sul secondo gradino del podio, però è mancato nel momento più importante, quindi poi gli altri hanno recuperato. Ecco, non mi è piaciuto tanto stare sempre in due con Rosdem e Shumi, che non lo so, poi rivedrò la gara magari, però mi è sembrata una situazione di due contro uno dove l'unico che veniva penalizzato ero io, insomma, in questo duello corpo a corpo, ma ripeto, non è che adesso devo gettare benzina sul fuoco, rivedrò la gara e poi vedremo. Sul finale mi inserisco alla penultima e chiude. Io ero con le posteriori sul side pod laterale, ma Shumi ha chiuso la porta, ho fatto un controllo da paura per tenerla dentro, perché sennò andavo anche in testa coda. Anche lì rivedrò, non mi è piaciuto tanto, però è l'ultimo giro, vediamo un attimino. Nel complesso sono 18 punti buoni, però non sono contento. Potevo fare qualcosina in più e credo che me lo sarei anche meritato, ecco, mettiamola così.
Molto bene, grazie mille Luigi. E poi veniamo al terzo posto. Sento un Raffa mutato, ecco, quindi perdona, mi chiedo. Ah, eccolo qua. No, ho due microfoni da smutare, quindi tra qui OBS ogni tanto la serata si complica. Terzo posto allora per il buon J-Sport, l'annuncia lei, avvocato, la sua statistica. È venuto che già sapeva tutto. Fa lei, io sono contento della statistica, però. 55esimo, giusto? Sì. Insomma, è guai al signor Laurito, il buon Sutil 69FU, Amos Laurito, 55esimo come lui, podio in Master League. Io mi permetto di dire, Sciumi è esperto, sa bene le gomme, lo si aspettavano la tua risalita? Io assolutamente no, così predominante, diciamo, soprattutto senza il DRS. Guarda, è stata una gara particolare perché sono saltate un po' le carte durante la gara, nel senso che io ero forte con la gomma rossa per una durata di oltre 20 giri. Il problema è che, a parte la qualifica che è andata abbastanza bene, perché terza fila comunque stavo lì, il problema è che è arrivata la safety car troppo presto dal mio punto di vista e mi ha un po' spezzato, perché con la rossa, stando in mezzo al gruppo, non potevo fare molto. Quindi a quel punto ho optato per la hard, che non ero convinto, però invece si è rivelato probabilmente perché l'ho scaldata bene, non sono stato subito coinvolto in duelli a strappà, me la sono sentita bene forte. E quindi quando ho sentito che dietro Sciumi e Fabio ero nettamente più veloce con la hard, ma non potevo passarli, potevo fare ben poco. Allora da lì ho deciso di allungare la strategia, perché sapevo che comunque la gomma rossa nel finale, il fatto già che io la gestivo meglio e in più avere dei giri di vantaggio mi permettesse di ritornare su bene per provare quantomeno a lottare per la vittoria, e così è stato. Ho sprecato tutto l'ERS, ma a mio avviso ho fatto bene, perché dietro c'era Fabio che sapevo che veniva con me, e quindi l'unico modo per staccarlo, per non portarlo sotto insieme agli altri, era quello di sfinirlo con l'ERS al punto tale che poi dopo lui con gomma usata facesse fatica a tenere il mio ritmo. E infatti quando poi io sono arrivato al quartetto lui si è staccato, quindi diciamo che un modo asfissiante di fargli usare ERS, nonostante io comunque potevo risparmiare, aveva dato i suoi frutti. Poi ho sfruttato un errore di Simone in una staccata per infilarlo al terzo posto, e poi da lì diciamo che c'avevo ben poco da fare. In curva 1 non mi piaceva molto come si difendeva Sciumi, perché mi faceva un doppio cambio di traiettoria per proteggersi da me nei confronti di Luigi, e quindi qualche volta magari dovevo buttarmi dentro. Ovviamente fortunatamente arrivavo sempre abbastanza bene, però era l'unico modo, perché sennò ogni volta mi dovevo ritrovare con la sua ala posteriore davanti e non è che mi faceva molto contento, però ci poteva stare, perché comunque era la sua maniera di difendere la posizione. Io cercavo di imbucarlo in ogni modo possibile, è stato bravo lui a difendersi duramente e prosperato nell'ultimo giro in un contatto. Infatti ero lì che cercavo di approfittare della situazione, ma ne avevo poco e dovevo guardare comunque Sidem dietro, che comunque con le gomme che aveva, che secondo me erano le peggiori tutta la gara, è rimasto là davanti, quindi è stato molto molto bravo. Per il resto sono molto contento, perché altro podio, diventa la numero 55, e che per me comunque fa un bel effetto considerato quanti anni che sono qua, e più che altro guadagno qualche punto su Fabio, che comunque è pur sempre importante, interessante in vista degli ultimi, dei prossimi Gran Premi, che più o meno dovrebbero andare più o meno nella stessa maniera sia in qualifica che in gara, quindi diventa molto interessante anche rosicchiare qualcosa, provare comunque a star lì. Abbiamo guadagnato buoni punti, non troppi rispetto a Imola, perché comunque la botta di Imola dopo il post gara si è sentita, però un'iniezione di fiducia. Comunque la cosa buffa è che sono sempre lì e mi manca lo spunto per la vittoria, perché anche oggi ho la sensazione che ce n'avevo. Il problema è che, come al solito, arrivo agli ultimi metri e mi manca i metri, sostanzialmente. Però bene così. Molto bene, grazie mille Jay. Veniamo, Gallians, ti vuoi togliere qualche dubbio con i primi tre classificati? Sì, una domanda molto semplice che faccio a tutti quanti tra i piloti. Abbiamo visto una gara che evidentemente è stata condizionata dalla safety car che c'è stata nella prima parte di gara, nel primo stint. Se poteste catapultarvi indietro di quella che ormai è un'ora e mezza, prendereste ancora la stessa decisione per la strategia da adottare? O se sì, oppure se no, motivate la risposta e quale strategia avreste voluto usare. Partiamo ovviamente dal vincitore.
Guarda, io non è che avevo molte alternative, perché la rossa me la dovevo conservare per il finale. L'hard non l'avevo mai provata. A un certo punto, quando... forse ancora quando eravamo ancora sotto regime di safety car, ho pensato che l'hard potesse essere la strategia migliore. Ho detto, questi tirano la gomma 4-5 giri in più della nostra, e poi sul finale avranno una soft molto più fresca e ci sbranano. E lì per lì mi sono detto, devo tirare la media quanto la loro hard, e quindi ho pensato che a quel punto l'hard era la cosa migliore. Però poi, quando mi sono fatto dire da Tia che di legge aveva fatto 21-22 giri sulla soft e aveva comunque un buon ritmo e ne mancavano 20, ho detto, cavolo, allora, cioè, una vale l'altra a questo punto. Se comunque faremo lo stesso stint, allora ha fatto bene a mettere la media. Forse l'unica cosa che cambierei è che proverei a passare Fabio subito per stare incollato ai primi due, perché se fossi rimasto incollato a loro due non ci sarebbe poi stato quel gap enorme. Però penso che la media fosse a quel punto la scelta giusta. Luigi, tu che ne pensi? No, io rifarei lo stesso, anche perché il ritmo era ottimo, ha preso largo. L'unica cosa, cambierei un pochino la gestione dell'ERS, che purtroppo per lasciare andare Simone un paio di occasioni mi passava, andava lungo, quindi poi il computo totale della gara ho perso 1-2 secondi che, come avete visto, fanno tutta la differenza del mondo in questo campionato. Però per quanto riguarda la strategia, credo sia stata azzeccata, perché mi ha permesso di stare lontano dai guai. Niente. L'avrei ripetuta senza dubbio. Hey. Ma io più che altro non della strategia quanto forse della posizione. Avessi avuto la posizione di Fabio, sarebbe stato molto meglio per la mia gara, perché tutti hanno forzato troppo con la gomma ad entrare prima e ne avevo di più, e col senno di poi, se stavo più avanti rispetto a dove sono ripartito dalla safety, avevo una gestione diversa della gara e anche un filo più tranquilla. Però facendo così, ovviamente mi sono dovuto inventare di star fuori di più per cercare di avere uno sprint in più con la gomma nel finale. Ne avevo tanta. Il problema è che poi dopo arrivi lì che non puoi fare molto, quindi forse solamente la posizione. Ma ti ripeto, di queste gare, tutte le gare che ho fatto, non c'ho un mezzo rammarico, perché tutte le gare che ho fatto io le reputo veramente eccellenti. Il mio rammarico più grande ogni volta è la posizione in qualifica. Oggi no, però le altre volte sì. Se sistemo quello, magari sto davanti, è più facile gestire la situazione. Stare dietro ti tocca inventare qualcosa. Do la parola a Raffa per concludere questa diretta. Molto bene, grazie mille Ale. Io ringrazio anche per i tre classificati per essere stati in questo post gara qui con noi. Grazie e buonanotte Shumi. Grazie a voi, buona serata, ci rivediamo in Spagna. Grazie e buonanotte Luigi. Ci vediamo in Spagna, ragazzi. Buonanotte. Grazie, buonanotte, Jay. Grazie a tutti. Io ringrazio un fondamentale Gallians, altrimenti questa sera credo che non sarei arrivato. Cioè, non è dice arrivi senza voce o stanco. No, non arrivavo proprio. Quindi, grazie mille, Ale. Grazie a te, alla prossima. Ovviamente tutta quanta la direzione gara questa sera con Marco, diciamo una settimana breve visto che i campionati sono in pausa, ritorneranno ovviamente lunedì con la settimana di gara in Spagna, da lunedì la Sport League, martedì la Pro, mercoledì la Master League e, no, pardon, per la verità dovremmo partire già da questo venerdì, quindi dopodomani con la Prime, se non vado errato, perché di solito la Prime è prima degli altri campionati. Vado a vedere al volo nel calendario, dovrebbe essere così. Il calendario, sì, il 24 Gran Premio di Spagna con la Premier League, sì, ben detto, quindi tra due giorni, dopodomani, l'appuntamento è con la Premier League che inaugura quindi la settimana con i campionati FIT in Spagna. Anche da parte mia, Raffaele Lelli, per voi Rossi è tutto. Io vi invito a seguirci sui vari social, Instagram, X, Facebook, c'è ancora il sito, ovviamente iscriversi al canale YouTube e soprattutto chi segue le premiere del canale, le live ricaricate, iscrivetevi, un mi piace, qualcosa, commentate, condividete. Se volete correre, il sito è www.formulaitalentini.com e vi basta registrarvi, c'è la sezione presentazioni e potrete anche, magari se avete voglia,
recupera delle parole, gli highlights dei piloti che nei vari topic delle gare ci fanno sapere la loro. Come detto, grazie mille a tutti quanti e buonanotte. Vediamo, recupero al volo un piccolo ride. Dovrebbe esserci buon Lunatix in live. Facciamo un mini ride al volo. Sì, dai, c'è ancora. Vi mando dall'avvocato. Trovo sempre tutti tranne che Lunatix scrivendo. Oh, eccolo qui. Ah, sì, anche su Assetto Corso Competizione. Siamo arrivati tardi per Raffo. C'era anche il buon Raffo Index in live. Dai, salutateci l'avvocato. Abbiamo il ride. Grazie a tutti e buonanotte.